Radio Cigliano presenta Dopo cena con. Quattro chiacchiere con tanti ospiti sulla radio di quartiere, estesa a tutto il mondo. Buonasera, buonasera, benvenuti in diretta su Radio Cigliano. Sono le 21.10, con un po' di ritardo siamo riusciti a partire con la diretta di oggi. C'erano dei problemi tecnici, speriamo di averli risolti completamente. E la diretta del giovedì sera, quella in cui Alessio si riposa un po' dalle fatiche della settimana e della settimana lavorativa soprattutto, perché accanto a me c'è un ospite eccezionale. Lo vedete voi che siete su Facebook. Vi ricordo che questa trasmissione è fruibile sia su Facebook sia sulla pagina, sull'app Radio Cigliano, dove ascoltate la trasmissione radiofonica. Ma insomma, bando alle ciance, accanto a me stasera a Dopo Cena con c'è Paolo Buglioni. Buonasera, buonasera Ciglia. Evviva. Tu mi hai fatto montare su sta astronave, problemi tecnici. Porca. È dai 3:15 che stiamo qui a fare connessioni. No vabbè, ma hai detto voglio... è facile. Poi chi mi ascolta lo sa perfettamente che la mia faccia, quando c'è il momento dei problemi tecnici, diventa un si scurisce, diventa una merda. Però insomma, l'importante è essere qui con voi e essere insieme a Paolo. Ci siete veramente tante persone stasera, guarda quanti: Andrea, Francesco, Massimiliano, Renato, Danilo, Gabriele, Angelo. Complimenti a Paolo, grandissimo artista, degno erede di Renato Izzo, dice Angelo, che fa un post lunghissimo. Volevo chiedergli subito, partiamo con una domanda, poi faccio il riepilogo a Renato. Cose. Oh, a te. La domanda è per te. Volevo chiedergli quanto è cambiato oggi il doppiaggio. A mio parere girano troppi doppiaggi fotocopia, soprattutto nella nuova generazione. Quanto è cambiato il doppiaggio secondo te? È doppiato come sono cambiate le motociclette, come, cambiate, come sono cambiati i computer, come è cambiato tutto. È un'altra cosa, è un doppiaggio fotocopia. C'ha ragione, vero? Ha ragione. Adesso ci chiedono po' uno fotocopia dell'altro, vero? Fotocopia dell'originale soprattutto. Però come tutte le fotocopie manca l'anima. Mentre noi facevamo delle copie manuali, artigianali, dove non era proprio uguale, restituivamo l'anima del film, dei personaggi, la reinventavamo a modo nostro. Adesso invece facciamo delle fotocopie. È un po' brutto. Che se però, manca il toner, vengono male. Però d'altronde il mondo cambia, no? Cioè, tutto cambia, cambiano le situazioni, anche la maniera di recitare dell'originale cambia, non sono più come erano negli anni 60, 50, ma anche 70 e 80, tutto si evolve. Quindi un po' gli andiamo dietro. Noi un po' gli andiamo dietro, un po' il reclutamento del doppiatore è cambiato. Noi venivamo tutti dal teatro, adesso spesso invece chi fa doppiaggio non è mai salito su un palcoscenico. È vero. Il che non preclude al fatto che possa diventare un bravissimo doppiatore, però ha un approccio diverso. È un approccio diverso che si paga un pochino in sala, ma si paga anche con dei doppiaggi che comunque seguono il corso dei tempi. Signore e signori, vi devo dire qualche piccola parola prima di cominciare. Condividete questo video sulla vostra pagina Facebook se vi piace. Sapete perché? Perché questa è una radio che si fa pubblicità solo e unicamente attraverso il consenso. Quindi se vi piace la trasmissione che state vedendo, condividetela sulla vostra pagina Facebook e mettete un like alla pagina Radio Cigliano di Facebook, Radio Cigliano Doppiaggio, perché l'applauso è un po' come... quando si è a teatro, l'attore esce e trova un pubblico che non fa l'applauso, ci resta male. E certo, uno campa di applausi. Campiamo di quello, oltre che dei soldi ovviamente, ma insomma l'applauso è importante. Quindi mettete un like. www.radio.cigliano.org è il sito dove trovate tutte le informazioni della radio. La pagina, il canale Facebook è Radio Cigliano. Andate, questo video lo troverete sul canale Facebook dopo domani. Lo pubblicherò e lo troverete in HD in perpetuo. C'è un WhatsApp 3287948796, memorizzatelo sul vostro telefonino, stasera serve tantissimo. Intanto, perché se avete voglia di mandarci i vostri controselfie, cos'è un controselfie? Per esempio, qua c'è quello, guarda, ti faccio subito vedere, qua c'è quello di Sasha che ci chiama e ci contatta, ci segue da Zurigo, niente proprio di meno, e vuole rappresentarsi a noi attraverso un collage dei tuoi personaggi che hai doppiato. Per esempio, bravo Sasha, Nick Nolte.
Nolte, o Nick Nolte, come si dovrebbe dire. Nick Nolte. Che lui è americano. E poi c'è Alec Baldwin, miseria. E poi c'è Brendan Gleeson, un altro attore che hai doppiato tu. Quello che c'ha l'occhi... che gli vanno un po'. Ma lo sai che io sto guardando, mi sto guardando adesso su Facebook, su questo... Ma lo sai che sono proprio bello io? Io sapevo stasera di portare una bellezza non indifferente. Là sei un po' schiacciato su quel monitor, non è bellissimo, ma qua è meglio. Questo è proprio bello, 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 bello. Guarda, ti do anche la telecamera frontale perché così ti puoi guardare meglio. La famosa frontale, te puoi guardare veramente. Oltre a mandarci il vostro controselfie come ha fatto Sasha, ma come hanno fatto tanti amici, adesso li vedremo tutti quanti, e, memorizzate il 328-7948-796 sul vostro telefonino, perché tra un po' ci sarà il contest. Paolo ha portato una bella clip da un suo doppiaggio. E che doppiaggio sarà? Una serie televisiva? Un film? Starà a voi a scoprirlo. Starà a voi scoprirlo. Lui leggerà in maniera neutra questa clip che ho trascritto fedelmente sul foglio e voi dovrete indovinare. Solo su WhatsApp però, non sulla chat di Facebook. Mai, solo su WhatsApp. Mai. Il primo che indovinerà da che doppiaggio è tratta la clip che tra un po' Paolo leggerà avrà come omaggio la sua foto autografata in diretta con Dedi. Quindi è importante, se volete affinate le orecchie. Dopodiché avremo il questionario di Proust, che sarà importantissimo, anche perché con questo scopriremo Paolo un po' più a fondo attraverso questo questionario redatto da Marcel Proust addirittura nell'Ottocento. E poi scopriremo anche Paolo in musica, che è la cosa importante. Questa è una radio che come tutte le radio vive di musica, ma anche noi viviamo di musica e scopriremo l'anima di Paolo anche attraverso la musica. Come stai? Abbastanza bene. Dopo tutta sta cosa strana che è successa. Allora, eravamo pronti, allora siamo pronti, 3 minuti, eccetera, eccetera. Lancio la diretta mi sparisce da tutto. Qua mi dice non stai andando in onda. Perché la gente non lo sa, ma io qui davanti c'ho una specie d'astronave, un Apollo 14, tutti i comandi. Tutti noi siamo abituati che prendiamo l'iPad, il computer, il telefonino, e vediamo Facebook, e poi scrivi quello che pensi. Facile. Quanto sei bello. No, like. Questo è un astronave. È una cosa un po' esagerata, in effetti, e non funzionava una mazza, detto in maniera così un po' prosaica. Adesso diciamo. C'è il microfono rosso, quindi è siamo rosso. Su Facebook e sulla radio. Vero? Però vedi, se impara facile, e che ce vo'? È tutto molto colorato e molto carino e viene bene, ci piace molto. Senti un po', ci sono veramente tanti amici. Angelo ha proseguito nella sua domanda. Alcune serie hanno dei doppiaggi orrendi, vocette senza anima, parole buttate lì. La voce che bella, più che bella, deve essere soprattutto espressiva. Oreste Rionello, ad esempio, aveva una voce leggera, quasi non timbrava, ma era sempre perfetta su qualsiasi personaggio a lui affidato. Questo perché Rionello faceva arte. E quello cerchiamo, vedi... Sono esigente il nostro pubblico, dice questo cerchiamo nel doppiaggio, cerchiamo un po' d'arte. C'è ancora arte nel doppiaggio secondo te? Che domandona, Te metto subito. Vabbè, diciamo che fino a una ventina d'anni fa il doppiaggio era un prodotto artigianale, era il mobile che si comprava dall'antiquario oppure si comprava in un bel negozio di design. Adesso la quantità di ore doppiate, la velocità con cui si fa, la fruizione rapidissima, si doppia oggi per un programma che va in onda domani, tutto questo ha reso quasi tutto il doppiaggio come il mobile di Ikea. Che vai lì, te prendi i pezzi di legno, ti inchiodi da solo, è complicatissimo. Resta in piedi un paio d'ore, la prima volta che apri il cassetto casca, però è andato in onda. La prima messa in onda c'è, garantita. Questa. Quella l'abbiamo fatta, che è quello che un po' si vuole garantire, in effetti. Grandissima direzione e doppiaggio su Gary Oldman per il film Child 44, il bambino numero 44. Bello, grazie, bel film, quello è un film pesante, tra l'altro, bello carico di... porca miseria. Un film importante per me, mi sono divertito a farlo. Un film per conoscere la storia, un film dove recitavano grandi attori,
un film che viene da un bel libro, quindi invito anche a leggere il libro per chi ha visto il film. Quanto è importante secondo te nel fare il nostro lavoro anche documentarsi e avere un background di lettura, anche semplicemente, non proprio magari della, a volte non c'è niente da leggere su quello che doppiamo perché non è stato scritto nulla, però insomma avere un background importante alle spalle per poter poi affrontare qualsiasi tipo di doppiaggio? Vabbè, è importante, come è importante avere un background culturale per qualsiasi attività che abbia a che fare col cervello, no? Lo devi accendere in qualche maniera sto cervello. Ti ricordi Bertea? Tu c'eri quando c'era Bertea che doveva doppiare un film di guerra e si leggeva tutta la storia della Seconda Guerra Mondiale. Forse un po' esagerato. In caso, però preciso, era preciso. Competente. Non sbagliava. C'è Nicola Bruno che dice: Maestro Buglioni, buonasera. Buonasera Nicola. Allora, il Gargamella dei Puffi, perché poi tu spazi, mica te fermi, vai un po' da tutte le parti. Io sono, mi dico sempre, la voce italiana di Gargamella, e quindi quando c'è uno studio di doppiaggio che credo non abbia tolto queste fotografie a Via Margutta, come no? Un posto storico, si è fatta la storia del doppiaggio, un bel giorno hanno messo dei fotomontaggi dove c'erano dei grandi doppiatori, Peppino Rinaldi e Paul Newman, Cigoli e John Wayne. E allora ho detto: vabbè, allora quando muoio vorrei che ci fossi io e il disegno di Gargamella. Perché... Senti un po', ma fare Gargamella com'è stato? Divertente? Abbassasse un po' la voce forse? Sai, queste cose che forse professionalmente noi le reputiamo delle piccole cose, perché pensiamo che sia molto più importante doppiare il filmone, gran con film, il blockbusterone. Invece quello è un cartone animato. Invece io, tutti gli italiani che hanno da 4 a 40 anni, quando dico che sono la voce italiana di Gargamella, sanno. Divento più famoso di Alberto Sordi. Potrei presentarmi mentre che ho doppiato il babbalucco lì, Alec Baldwin, non lo sa nessuno. Ma non gliene frega niente a nessuno. Infatti, perché tu come sei messo col media anime, non a farlo? Cioè, tu lo reputi un media per bambini, per adulti? Come lo interpreti? I cartoni animati giapponesi, diciamo, soprattutto. Ma io pensavo che fossero per bambini, ma una volta mi invitarono a un festival di questi dei cartoni. Hanno aperto un mondo. E ho visto un auditorium pieno di gente di 40 anni che sapeva tutto della mia carriera. E dice: ma tu hai doppiato Toshiro? E io facevo: non lo so, non me lo ricordo. Però poi ho visto che loro ci rimanevano male, quindi ho fatto finta che mi ricordavo tutto, e poi alla fine gliel'ho detto. Io pensavo che mentre li facevamo con un piede solo, da oggi in poi invece ci metterò un po' più d'attenzione, perché c'è tanto pubblico, tra l'altro, vedi, subito hanno appassionato molto più forse di certi film americani che sembrano chissà che, come hai detto te. Invece poi qua c'è veramente lo zoccolo duro dei fan. Un saluto a Paolo da Giuseppe, ricordo che ha anche partecipato anni fa a Un Posto al Sole. A Un Posto al Sole, sì, ho fatto un avvocato cattivo, perché io nella mia carriera, io sono uno degli uomini più buoni del mondo. Ma stranamente? Guarda, il più buono di tutti era Padre Pio, secondo noi, e io sono terzo, medaglia di bronzo degli uomini, eppure... ma io ho sempre campato, ho anche campato bene, facendo i cattivi e i cattivi specialmente se di colori, cioè proprio quelli cattivi quelli del Bronx, quelli che mazzano, che fanno mazzate tremende. Invece Cigliano, che è cattivissimo, Cigliano è proprio un uomo cattivo, lui fa i buoni, fa queste vocette così. Però scusa, andiamo a parlare proprio seriamente, ma non è meglio doppiare un antagonista che un protagonista? È molto più divertente, però il protagonista prende più soldi. E questo è vero, sì, ma proprio in cartellone, sì. Così proprio alla produzione originale. Il protagonista prende più soldi. Lo so, sono problemi. Buonasera da Marco. Buonasera. Per il signor Buglioni mi fa il Madafacca di Samuel Jackson. Ma tu dicevi Madafacca? Per il signor Buglione, che poi è Buglioni plurale, fa il Madafacca. Che cos'è? Il vaffanculo, che diceva? Che cosa? Come faceva? Madafacca, vaffanculo.
più o meno, perché il motherfucker. Ma vaffanculo, cioè. Grande, questo è proprio questo decore. È Samuel L. Jackson di, Pietra, di Via di Pietralata. Bellissimo. Marco dice: un saluto al mitico Paolo, col quale non solo ci conosciamo da anni, ma uno dei tuoi colleghi che mi hanno fatto amare il doppiaggio. Non posso non ricordare i suoi lavori nell'animazione, perché sono quelli con cui scoprì la sua voce: Basil, Gargamella e I.O. di Winnie the Pooh. Stasera ti stanno a massacrare i cartoni animati. Il somaro, il ciuchino. E poi anche qui io, è un problema venale, cioè qui da noi sto somaro era dato come un personaggio minore, cioè quello più importante era quello, quello che faceva Bresciani. Invece mi ha detto un amico mio americano che lì quello più importante era il somaro. hanno fregato, non ho chiesto dato, poco, non t'hanno dato il giusto. Che miseria, parlo, i doppiaggi buoni, però certo. Dice Marco che corregge sopra Angelo, che dice buoni doppiaggi per fortuna ci sono ancora, ma ci certo, vuole, certo. Insomma, si parlava di grandi numeri, certo. E invece chiede Rachel: cosa ricordi del doppiaggio di Charles Dance nel Trono di Spade? Cosa ricordo del doppiaggio di Charles Dance nel Trono di Spade, in cui doppiava Tywin Lannister, e in generale cosa ne pensa della serie? Rachel, dunque... Ce l'hai lì, guarda, ce l'hai proprio davanti a te. Rachel, io devo confessarti quello che confessai a quel famoso Criterium di cartoni. Io la serie non l'ho mai vista, sono andato in sala, ho doppiato il mio personaggio e in genere il fantasy non mi piace molto, perché come vedi io ho i capelli bianchi, sono un po' vecchio, e sta roba però era girata molto bene, veramente. Poi non lo dico io, lo dice tra l'altro il come successo fatto a capire, internazionale. Come hai fatto a capire che era girata bene, che c'avevamo una copiaccia, ti ricordi? Però si vede, intravede abbastanza. Grandi mezzi. Allora Giuseppe dice: vorrei, scusa un attimo, non di tristezza, però vorrei ricordare un collega che si chiamava andiamo avanti. ti verrà più o meno, vabbè, sappiate che c'è una cosa in sospeso. Allora ha visto un film Giuseppe Bosso in locandina, anche Barbara D'Urso e Cristiano Malgioglio, che hanno fatto il talent. Il problema dei talent ci inserisce, ci porta la nostra attenzione Giuseppe. Vabbè, non è un problema, è un mezzo che gli editori hanno trovato perché ritengono che Malgioglio, che è un personaggio che va a fare l'ospite in televisione in quasi tutti i talk show mondiali, dovunque per prezzemolino, no, e quando va lì gli dice: ho doppiato quel film, e quindi fa una promozione del prodotto. Sicuramente non è bravo a fare il doppiaggio, né come me né come Cigliano né come probabilmente nessun doppiatore, però ha una cassa di risonanza commerciale che è pubblicità gratis. È pubblicità gratis, semplicemente. Bella liquidazione, giusto? Mi sembra giusto. Ciao da Spoleto da parte di Moreno. Buonasera e complimentoni, oh, Alessio e Moreno. Paolo. Lo conosci? Moreno è uno dei più grandi costruttori di luce del teatro italiano. Che bello, grazie di essere qui allora, Moreno. Allora, cosa ne pensi del personaggio di Nick Fury interpretato da Samuel Jackson nei film Marvel? E quella è stata una cosa... Beh, quello con un occhio solo. Occhio no? Solo, sì. Poi, destro o sinistro, però... No, Ditecelo voi, perché non lo so. Poi, magari si sbagliano qualche volta. Potrebbe essere. E cosa penso? Penso, come tutti i personaggi di quei film, sono personaggi sopra le righe. Siamo anche là sul fantasy spinto. Devo dire la verità, io non ne penso niente, cioè è uno con occhio solo. E siccome ho imparato a doppiare gli occhi, quasi tutti pensano che bisogna doppiare la bocca, ma invece bisogna doppiare gli occhi, questo c'ha un occhio solo, è molto più facile. E infatti mi danno di meno. Vabbè, beh, tutta la questione economica quasi. Dunque, scusate, io prima mi ero emozionato, volevo ricordare, a proposito di Tywin Lannister e del Trono di Spade, Gaetano Varcasia. Porca miseria. Che è stato un grande collega che non c'è più e ci sente
dall'assù. Ci sente sicuramente. Ciao, Gaetano. Via etere, ciao Gaetano, veramente. Ci salutano in tanti, James, ma anche Michele, Dorian, Francesco, Alessandro, Sasha. Come siete trovati a doppiare, l'abbiamo già detto, del Trono di Spade? Abbiamo qualche domanda un po' vecchia. Ci stanno salutando veramente in tanti. Mitico maestro Buglioni, lo dice anche Enzo Mauri, però, e non soltanto Nicola Bruno. Perché sto maestro Buglioni? C'è un motivo. Dunque, lo vogliamo dire. Maestro nasce così. Dunque, io vi dico questo. Io ho imposto a tutti quelli che vogliono lavorare con me di chiamarmi maestro con la M maiuscola, perché sennò non lavorano. No, è nato così che qualche anno fa mi telefonò l'IMAIE. Tu sai che cos'è l'IMAIE? Sì. È un istituto, un'organizzazione che cura la gestione dei, diciamo, dei diritti di replica degli attori, dei cantanti e dei doppiatori. Non è proprio così, ma insomma, per, la faccio breve, per, rapida. Rapida. Mi chiamò una segretaria e per la prima volta mi sentì chiamare al telefono: pronto, maestro Buglioni? E io risposi: mamma baffa in culo, col mamafacca. E questa poverina mi richiamò dicendo: pronto, signor Buglioni? Dico: ma chi è? Che siamo l'IMAIE. Dico: ma perché, porca mi, miseria. Perché mi chiama maestro? Dice: perché abbiamo deciso che chiamiamo tutti maestro. Ah, vabbè. E vabbè, allora a quel punto allora invece dovete chiamare tutti. Quindi è diventato un marchio di fabbrica. E poi è andata via la cuffia. A me, ma non, per me non ha importanza. Adesso te la dovrei ridare quando, ecco, sei lì, tornata. È che però Downs mi sento vecchio. Ecco, mi sento vecchio. Col maestro? Eh sì, perché o te piano per culo o sei vecchio. La... Vabbè, però insomma, maestro è vero, perché c'hai tanto da insegnare tu, eh. Sì, questo sì. Porca miseria. Sì. È veramente una grande carriera che è andata dal cinema, teatro, televisione, radio, cartoni animati, doppiaggio. Porca miseria, che cos'è che te manca della filiera della recitazione? L'Oscar. Stasera ne sentiremo delle belle, sappiatelo. Allora, ti chiede Massimiliano se lo puoi salutare con la voce di Gargamella. Te la ricordi? Massimiliano, maledetto, ti mangerò insieme a tutti quei maledetti puffi blu! Grande Paolo, grandissimo! Mettete i like, che mi dovete fare l'applauso, fate le manine. L'applauso e mandate i cuori a video, ne vogliamo vedere tantissimi, perché Paolo deve vedere il gradimento. Allora, il mistero delle lettere perdute... ma quello so io, mi sembra. Ecco, vedi, stanno partendo cuori e apprezzamenti per te, vedi? Cuori azzurri, azzurri, dita rossi. Su, meno male che non è il dito terzo, è il dito primo, perché meglio, questo va bene. Allora, grandissimi, un abbraccio, ciao Marco, c'è anche Laura Romano che ci sta seguendo, c'è Andrea Lavagnino. Allora, Simone dice: come dimenticare Basil l'investigatopo? Come dimenticarlo? Te lo sei scordato te? Beh, lo so. Io. Senti un po', ma quanto ti ricordi delle cose che fai tu? Io niente, cioè esco e bzzz, ogni tanto accendo la televisione e faccio: ma quello ero io. Beh, una cosa che non ti puoi assolutamente essere dimenticato, perché l'hai fatto per tanti anni, è stato Law and Order. Beh, quello l'hai fatto per veramente tanti anni. L'ho fatto tantissimi. Per tanti anni. Non, poi ricordo un avvocato Frank che si chiamava Un caso per due, una porca delle prime miseria. Serie tedesche. Porca miseria. Ein Fall für zwei. Tu stavi alla Sassi all'epoca. Come no, sì, ci stavo. T'ho anche diretto qualche volta. Ah! questo privilegio, Ho avuto questo privilegio di dirigere Buglioni. Vabbè, ce ne sono tanti, insomma. Vediamo che cosa scrivono. Forest Whitaker, in Ultimo re di Scozia, e La moglie del soldato. Che bel film, La moglie del soldato. Veramente bello. Sì. Fatto pure quello all'NC, diretto da Gianni Galassi. Bello, un bel ricordo. Ma te ne ricordano tanti, Samuel Jackson ovviamente lo ricordano tutti, c'è anche Valentina Favazza. Complimenti per la maestria. Due domande: cosa ne pensa del doppiaggio, l'abbiamo detto, di Nick Fury? Se non ricordo male, lei ha doppiato il gorilla in vari spot televisivi della bevanda Crodino. È possibile, tutti gli spot televisivi. E ti chiedono se ti chiede Alfio, che giustamente dal nome forse è di Roma, se gli puoi fare la battuta: Dino, fammi un Crodino.
Io te la farei volentieri, però non so se quelli di Crodino si incazzano. Spero perché... di no. Dino, dammi il Crodino. Beh, perché si dovrebbero incazzare, mai dovrebbero essere contenti. Perché hanno cambiato linea, vabbè, hanno cambiato tutto quanto. C'è anche Marco, Antonio, Lorenzo, grande maestro Buglioni. Perché non leggi questo? Lo leggo, lo stavo leggendo. Io poi sono assolutamente fuori da questo circus, quindi me ne frega niente. Io sono Formula 1, non sono calcio. Dice Forza Lazio, gol Liverpool. Vabbè, gol Liverpool, vabbè, insomma. Vabbè. Però Liverpool. Ieri cantavi? No, ma io non sono come tanti. Io ieri ho visto una bella partita. Nel complesso credo che sia passata in finale la squadra che ha meritato di più. Certo che se ieri avessero dato quei due rigori sul mani, c'erano due mani evidenti, probabilmente adesso in finale forse col VAR sarebbe andato meglio, forse, chissà. Ma sai, qui in Italia tutte le domeniche, cioè sto VAR ha cambiato un po' il gioco. Il calcio è un gioco dove gli arbitri sbagliavano. E forse anche dove sei. Adesso sbagliano col VAR. Vero, tra l'altro. E poi forse il calcio è anche un gioco nel quale gliela devi un po' fare all'arbitro, devi essere pure bravo, no? Cioè, devi riuscire a fare il fallo e non farti vedere. Cioè, ma guarda, rientra anche un po' nelle tecniche. Bravi. Certo, il gioco è velocissimo. Io. Che ho fatto anche l'arbitro da giovine. tutto ha fatto Buglioni. Ho smesso quando sono passato di categoria e la velocità di scambi, ma parliamo sempre di dilettanti, la velocità era enormemente superiore e alla prima partita mi hanno menato. Ti hanno menato perché hai fischiato troppo? Perché ho fischiato una cosa che chissà. Arbitro cornuto, è capitato quindi. E quindi ho lasciato perdere. Senti un po', però d'altronde il calcio pure è un po' come il doppiaggio. Se tu vedi una partita degli anni 50 e 60, andavano a rallentatore rispetto a quelli di adesso. È vero. Ma anche degli anni 80. Bettega, che ne so, capito? Questi qua andavano molto più lenti. Ma infatti anche le partite dei mondiali dell'82. Infatti pure noi adesso doppiamo così perché diciamo tutte quelle che c'è scritto tutto più, no? Sì, ci chiedono di essere veloci non soltanto nei tempi ma anche nella dizione. Grazie di essere qui con noi. Siete in diretta su Radio Cigliano 21:36 dopo cena con Paolo Buglioni. Voglio far vedere qualche WhatsApp, ma lo faccio vedere nei fuori onda perché adesso, dopo aver rotto il ghiaccio con Paolo, rompiamo il ghiaccio anche in musica e sentiamo che cosa iniziamo a sentire che cosa Paolo ci ha portato per conoscere la sua anima musicale anche dal punto di vista proprio di quello che gli piace ascoltare. Che canzone carico? Numero 4. La numero 4. Ambo. Allora vediamo se riusciamo a fare tombola stasera. Secondo me sì, con questi artisti, grandissimo artista. Perché l'hai portato questa sera? Perché ho avuto la fortuna di conoscere l'artista che ascolteremo fra poco, non lo svelo. Bravo. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e quando a Bandiera Gialla, quella famosa trasmissione di Arbore Boncompagni che trasmetteva in diretta da Via Asiago, sono vecchio, lo so, in quel contest di quel mercoledì, mi pare che registrasse il mercoledì pomeriggio, Lucio Dalla portava questa canzone. E quindi è proprio un bel ricordo di averlo visto dal vivo. L'ho di visto dal vivo, sentito. Ci ho parlato, ci ho chiacchierato, io avevo 17-18 anni. E lui bella era... emozione, vero? Perché era una bella mente lui, una bella capoccia. Era una bella persona, una sì. Una bella persona, sì. Sapete che c'è un collega che si chiama Alberto Caneva o Caneva? Caneva. Che è stato... tra le tante, è stato un bassista. Ma che figata! Ha fatto delle tournée con Lucio Dalla. Grande. E allora ci ascoltiamo adesso come primo pezzo portato da Paolo Buglioni questa sera a dopo cena con un pezzo del 1967. Lui è Lucio Dalla e questa è Il Cielo. Il Cielo. E allora siamo con voi di Facebook finalmente. Allora andiamo a vedere che cosa è successo nei WhatsApp, che sono tantissimi, madonna quanti sono. Devo far vedere, avevo già preparato tutti i WhatsApp, ma ovviamente ho dovuto riavviare il computer, un gran casino. Ricky da Verona, eccolo qua che ci fa vedere il suo contro selfie. È Verona, dimostrato proprio sì, dalle ma perché immagini. È di giorno qui? È... questo non è proprio al momento. Non è al momento. È Edimburgo.
ci ha messo, forse si è incollato su una fotografia che non è proprio quella del momento, però insomma grazie Ricky per essere con noi. Andiamo a vedere qualche altro WhatsApp dei nostri amici. Allora, qua mandano delle fotografie di tanti attori che hai doppiato, c'è Forest Whitaker, c'è Samuel Jackson, c'è Alec Baldwin. Angelo invece, questo l'abbiamo letto, il commento di Angelo, che di solito sta in scena, ma in questo momento no, e ci fa vedere che sta nella sua camera. Guarda che cosa, Angelo. Queste sono tutte action figure, sono tutte statuette dei cartoni animati che ci ha appese al... Vedi quanto c'è un mercato pazzesco. Gargamella? Gargamella, se ce l'hai, mandaci un controselfie con Gargamella, perché lo vogliamo vedere. Grazie Angelo per il tuo controselfie. Allora, sì, c'ho ancora un minuto e venti. Ignazio, guarda che cosa fa, il solito collage che fa per tutti quanti, ma sempre sono tutti quanti molto belli. Collage per Paolo con Twin Lannister del Trono di Spade. Mo te lo ricordi che lo vedi? Ah, voglio. Allora, Nick Fury di Avengers, Samuel Jackson, poi c'è Winnie the Pooh IO e c'è anche Alastor Moody di Harry Potter, Brendan Gleeson. Ma quello mi divertì molto, perché era... Harry Potter era una cosa che non avevo mai visto, non faceva parte della mia cultura cinematografica. Doppiando invece l'ho visto ed erano dei grandi prodotti, quell'attore è bravissimo, mi sono divertito a farlo anche in un altro film dove non faceva quello con l'occhio che gli si è spostato da solo, ma era... Questo chi è? Questo è Bruno Conti. Questo lo conosciamo. Guarda chi c'è. Bruno, grande, ciao. Bruno, che ci mandi il contro selfie al 328-7948-796. Mandatecelo, grande Bruno, grandi tutti voi che siete all'ascolto in questo momento, dopo cena con Paolo Buglioni, 21:40. Mandate i vostri contro selfie. Ne riesco a mandare un altro? C'ho 17 secondi. No, questo è complicato da vedere, lo vediamo dopo perché è bello elaborato. Torniamo in diretta anche sulla radio. Vi ricordo che le canzoni le ascoltate pulite sulla radio per sentire le scelte musicali di Paolo, pulite sulla radio senza nessuna intromissione da parte nostra. Qui invece stiamo cazzeggiandoci sopra. Il cielo, Lucio Dalla in diretta su Radio Cigliano, 21:41, dopo cena con Paolo Buglioni. Siamo qui con Paolo, ma c'è tanta gente che ci sta scrivendo, tanta gente che ci sta mandando un sacco di feedback su Facebook, ma anche su WhatsApp al 328-7948-796. Stanno ancora parlando dei talent, vabbè, perché poi quando si scatena, soprattutto con chi apprezza il doppiaggio, come le tante persone che ci ascoltano, quando si parla dei talent, subito inizia, c'è un ringhio di base che pervade la loro bocca, veramente, perché sono tutti un po' incazzati. Sono incazzati, ma fa parte del gioco. Io ripeto, io o lui o chiunque altro farebbe la cosa meglio usando un criterio qualitativo, però poi non porto pubblicità io. Però non porta, cioè nessuno va al cinema perché il film l'ha doppiato, ma cioè diciamo che Paolo Buglioni non ha la possibilità di andare in televisione e dire andate a vedere questo film, mentre il talent lo fa, e magari certo, lo fa di sabato in prima serata con 8 milioni di persone. Quindi viene anche invitata apposta per farlo, no, comunque, certo. Viene invitata apposta ed è una maniera comunque per essere presente sempre. Quindi il talent è contento, gli danno anche qualche soldino, nel frattempo il gliene danno tanti di soldini. È vero? Volevo glissare, ma tu hai messo il pugnale nella ferita. Grande Paolo Buglioni, fin dalla mia infanzia Gargamella nei Puffi, Falcon in City Hunter, Sagat in Street Fighter 2, ma anche l'avvocato di Carlotta, Sant'Arcangelo nella fiction di Rai 3, la squadra. Anche l'avvocato di Carlotta Sant'Arcangelo. E com'era sto avvocato? Sempre tosto? Era un avvocato molto esperto in diritto. Perché tu la plomb dell'avvocato, in effetti? Ma io ho fatto i giudici, gli avvocati, i dottori, i cassamortari, tutti quanti. Vabbè, giustamente. Allora, grandissimo su Steve Williams in X-Files. E questo te lo ricordi, me lo ricordo io, il Mister X-Files. Io facevo l'X-Files che però diceva una cosa ogni tanto. Sì, appariva ogni volta, diceva due perle e poi spariva, che non è bellissimo. È perché per noi. Ero il titolo. E poi una serie svedese, Michael Nyquist in 100 code. È vero, code. Un paio d'anni fa questo,
Credo. Due, tra l'altro queste serie nordiche stanno arrivando molto prepotentemente adesso, ce ne sono veramente tante, e io non so se tu hai trovato la stessa difficoltà che ho trovato io, perché poi noi doppiamo qualunque cosa, abbiamo doppiato il cinese, il farsi, abbiamo doppiato qualsiasi lingua, però queste lingue nordiche sono veramente complicate secondo me, anche come quando ce l'hai in cuffia, no? E anche perché non ce l'abbiamo nel, troppo nell'orecchio, dai. Così vicini ma così lontani, così veramente. Vicini ma così. Poi diciamo un po' che artisticamente, tolto qualcuno, sono molto pippe. Ma i tedeschi invece sono migliorati rispetto al Falforsvai che facevi te al caso per due. Sono migliorati qualcuno, non tutti. Poi diciamo la caratteristica dei seriali e spesso anche dei film, ma della televisione tedesca, tolta qualcosa, non facciamo di tutta erba un fascio, però molto spesso i personaggi sono tagliati con l'accetta, cioè il parrucchiere è per forza frocio, il prete è per forza uno così con la, sono, dice, come il cattivo, il cattivo c'ha lo sguardo, il cattivo è buono, la suocera è suocera. Sì, sono un po' tagliati, un po' banali, via. È vero, forse sì. Senti, c'è Matteo che ci chiede di una cosa che ha sempre voluto dire e la dice stasera. Un ricordo di Sergio Di Stefano, che è un nostro grande collega che è scomparso. Un altro grande, ciao Sergio. Sergio, la caratteristica di Sergio era quella, secondo me, c'è forse chi potrebbe parlarne più a lungo perché abbiamo lavorato per tanti anni in formazioni diverse e ci siamo incrociati, però negli ultimi anni ci siamo incrociati molto, e faceva tutto con grande leggerezza, sì, con grande semplicità, come fanno i grandi. Fanno delle cose straordinarie facendolo sembrare come prendere un bicchiere d'acqua, mentre chi ha bisogno di far vedere che sta facendo chissà cosa è perché forse non è sicuro dei propri mezzi. È vero, no, era un grande sicuro, grande professionista, grandissima voce e grande, un grande artista. Gli piaceva molto il lavoro che faceva, si vedeva che era un appassionato di questo lavoro, che comunque ce l'aveva nel sangue da tanti anni. Ciao Sergio, veramente. Allora, Marco ci saluta, anche Luigi e anche Nicola. Salve maestro, ero piccolo quando ascoltavo la sua voce in Agli ordini di papà. Quante agli risate. Ordini papà, no, agli ordini papà. Mancava la virgola, sì, mancava la virgola. Agli ordini papà. Te la ricordi? Era il Gerald McRaney, l'attore. Ma allora te ricordi tutto? No, sto Gerald McRaney me lo ricordo perché l'avevo fatto anche in Simon & Simon. Ah, come no. Gerald McRaney. E perché poi quando è venuto in Italia l'ambasciata degli Stati Uniti mi contattò per conoscerlo. Lui mi guardò e si girò. Senti un po', ma a parte lui, hai conosciuto qualcun altro degli attori che ti capita di doppiare spesso? Dunque, ho conosciuto Harry Belafonte, ma l'ho conosciuto prima di doppiarlo. E poi l'ho doppiato, vabbè, Harry Belafonte l'ho doppiato una volta, ho conosciuto Gerald McRaney e me sa basta, non mi ricordo. Perché poi forse non ci hanno molto piacere a conoscerci sti attori. Ma fondamentalmente non gliene frega niente. Ma quando hai fatto le cose con la faccia, sei andato a fare, poi ovviamente se il film è andato in Germania, in Francia, in Spagna, qualcuno ti ha doppiato, non saresti curioso di conoscere il tuo doppiatore? Me sono visto in Polonia doppiato in polacco. E com'era? Era uno era l'altro. Infatti adesso non vorrei fare pubblicità a un film che ho fatto perché non ne ha bisogno, c'è l'Italia tappezzata di spot di loro, di Paolo Sorrentino, sì. E so che a Roma, al teatro, al cinema Nuova Olimpia, lo fanno in lingua inglese. E vorrei andarmi a sentire, anche perché io l'ho doppiato in pugliese. Cioè tu hai girato in inglese? No, io ho girato in italiano. In italiano. Che però questo personaggio era pugliese, era di Taranto. E allora hanno voluto che io lo facessi un po' in pugliese. No, non pugliese da commedia, perché non era una commedia. No, Banfi, insomma. No, erano delle battute importanti. Io vorrei andare a vedere sto inglese come mi ha doppiato. Sarebbe carino. E capisse che accento ci ha messo, se ce l'ha messo. Vabbè, carina qualcosa. Però insomma, io avrei la curiosità. Io non ho mai fatto niente in video, ma insomma, se fossi doppiato da qualcuno mi piacerebbe conoscerlo. Così, per vedere chi è stato, come ha fatto, com'è fisicamente, mi piacerebbe, lo troverei gradevole. Ero piccolo, l'abbiamo già detto, la trilogia di Star Wars, hai qualche ricordo? Chiede Sasha.
mi ricordo che feci il provino a Cinecittà con Renato Izzo, mi ricordo questo, mi ricordo che al provino mi disse: vabbè, tanto tu i film prima li avrai visti, questi sono il prequel. Io invece i film prima, che poi la storia è dopo, sono quelli dopo, io ne avevo visti e ho detto sì, l'ho visti, barando, assolutamente. Però insomma, poi non è importante, perché poi c'è la figura, tu fai anche il direttore del doppiaggio, e forse è naturale per una persona che ha fatto tanta esperienza davanti al microfono, no, come te, a un certo punto passare dall'altra parte dell'acquario, come lo chiamiamo noi. Però la figura del direttore è fondamentale, importantissima per noi, visto che molti mi chiedono: ma voi quando doppiate fate prove a tavolino, vi sedete, fate? E invece no, è tutto immediato. Se non c'è un coordinatore, no? Che ne certo, pensi? Cioè, beh, è un po' come un direttore d'orchestra con degli orchestrali molto esperti. Probabilmente gli orchestrali la sinfonia la farebbero da soli, però il direttore serve a dare una piega, no? A dare altro, un'interpretazione, forse anche a dargli la partitura da suonare. Loro certo possono suonare tutto, però se sul Gio non c'è la partitura, non sanno che suonare, no? Certo. E il direttore gli dà la partitura, gli spiega esattamente, gliela fa vedere, gliela spiega, dopodiché loro vanno con le loro gambe e gli dice: e sbrigate e dai. Grande, sempre con Paolo Buglioni, sempre su Radio Cigliano. Come dimenticare Un caso per due? Ci ho imparato il tedesco, dice Monica. Vabbè, quella però era anche un po' comica come serie. Loro secondo me l'hanno fatta seria, però alla fine risultava un po' comica. Non so se ci ascolta Paolo Scalondro. Ciao Paolo, era il partner dell'avvocato che faceva un personaggio che si chiamava Matula. Matula. Adesso non facciamo per favore le facili battute, le facili rime su Matula. Lui si chiamava Paolo Matula e io Frank, e una volta stavamo appunto a Cinecittà e noi smettemmo il turno, c'era la povera Maresa Gallo con le, perché ci mettemmo a ridere sul fatto che questi stavano a mangiare un panino col prosciutto. E c'era sta battuta: buono sto panino col prosciutto, viene un po' troppo romano, prosciutto, no? Se siamo messi a ride e niente, tutti a casa, è finito il turno sul prosciutto romano. Giustamente. Senti, invece c'è Chiara che dice: buonasera, un saluto a Paolo. Buonasera. Ho avuto il piacere di vederlo recitare dal vivo in Brothers. E di fare brevemente la sua conoscenza. Un attore straordinario, ha una voce davvero meravigliosa. Brothers, che cos'era? Brothers era una riduzione teatrale del film omonimo Brothers, che io non avevi visto prima di fare, per la regia di Matteo Fasanella, che abbiamo replicato, mi pare, nel mese di novembre nel teatro Stanze Segrete di Trastevere, il teatro di Ennio Coltorti, sì, che salutiamo, e che forse, chissà, riprenderemo l'anno prossimo, non lo so. Grazie per i complimenti, grazie di essere venuto a teatro. Dunque, macchina da presa, tavole di palcoscenico, microfono e sala di doppiaggio, media diversi però che concorrono tutti quanti a fare l'attore. Dov'è che sei più tirato, dov'è che sei più stuzzicato ad andare? Beh, sicuramente il teatro è quello più bello, che ti dà più soddisfazione immediata. Mi affascina molto il cinema, non ho mai fatto grandi ruoli, però mi affascina di più il mezzo cinematografico, con questa, specialmente con la tecnologia degli ultimi 20 anni, con la macchina da presa che ti arriva a 3 centimetri dalla faccia, dentro gli occhi. È bello, vero? La resa è spettacolare. È un po' come recitare a Stanze Segrete, perché ecco, Stanze Segrete al pubblico. È una stanza dove c'entrano 40 persone e lì si recita, e reciti a questa distanza e parli con la gente, non c'è bisogno di parlare. È bellissimo questa cosa qui. Assolutamente. Cioè, comunque sì, è veramente come parlare, come se stessi raccontando a degli amici, come se stiamo raccontando noi la tua vita adesso qui. Com'è il rapporto col pubblico diretto, così ravvicinato?
è vitale, ti dà energia. È emozionante, cioè ti rendi conto. Poi noi molto spesso quando vai sul palco, non dico che metti la marcia automatica, però insomma c'è un distacco col pubblico, sta lì, a volte la quarta parete, qualcuno riesce anche a non andare oltre, no? A non guardare il pubblico, mentre invece lì c'hai proprio il contatto, lo puoi toccare, lo sfiori vicino, com'è? Non puoi staccare perché stai con lui, stai dentro di lui, stai dentro il pubblico, stai nella sua anima. E lui non può distrarsi. Al Teatro Quirino, se uno si annoia, pensa ad altro, e intanto la pièce continua sul palcoscenico, i personaggi vanno avanti, gli attori recitano pensando ad altro, pensando che domani devo pagare mutuo, domattina devo portarmi figlio a scuola, speriamo che famo presto, mo stasera che se magniamo, no? A stanza segreta questo non è possibile. È molto diretto, però è bello perché è un po' il vero teatro, quello dell'antichità, no? Quello in cui il pubblico stava attaccato al proscenio, stava appoggiato al proscenio, no? Il teatro shakespeariano anche volendo. Vabbè, dipende, perché i teatri greci erano un po' come i nostri. Erano lontani, sì. Però il teatro shakespeariano veramente stavano là appoggiati e c'era ancora adesso al Globe Theater si sta in piedi, si mangia. Senti, ma noi ci dobbiamo fare dei soldi da col Torti, perché gli stiamo a fare pubblicità. È bello, però è bella sta cosa, ha fatto una bella cosa, perché a Roma non c'era uno spazio così. A Roma non c'è, ce ne sono più di uno a Parigi, dopo di lui qualcosa c'è stata anche a Roma. C'è il campo d'arte, ma Ennio è veramente un grande artista con la maiuscola, e secondo me tutti noi gli attori italiani della mia generazione e quella successiva gli dobbiamo qualcosa. È un grande, è veramente un grande. Anche Charles Dance in 10 piccoli indiani, ricorda Sasha, trasposizione da un romanzo di Agatha Christie. Non me lo ricordo, giuro. Ma succede, E invece del film Explorers, dove doppiavi l'extraterrestre verde, ti ricordi? Non mi ricordo. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Grande. Ma guarda, se ne ricordano tanti. E anche Infermiere in una donna per amico. No, Infermiere, per favore, Portantino. Portantino in una donna per amico. Quello con Rossella che dirigeva. Sì, presi il posto perché quel ruolo lo faceva Bonetti, che andò a fare la squadra, e io presi il suo posto. Vabbè, bello. Beh, comunque è bello aver inanellato così tante cose, secondo me, anche perché poi giustamente noi siamo sempre un po' chiusi nelle sale di doppiaggio, mentre invece quando vai fuori vedi un altro mondo, il mondo del cinema, che è, secondo me, un gran casino, però è un'altra cosa. È un casino organizzato, infatti è molto affascinante, specie se ci si fa una capatina ogni tanto, poi come tutte le cose, se si fa sempre diventa anche quello, diventa troppo veramente routinier. È molto routine. Faticoso, molto più faticoso del doppiaggio. Sono 10 ore di lavoro al giorno e tanti tempi morti anche ci stanno, di grandissime attese, come diceva Mastro Ianni, il cinema è attesa, stai lì ore e ore. Ma questo non porta a rilassarsi troppo e poi quindi a dover trovare una concentrazione immediata, cosa che nel doppiaggio c'è, non c'è, perché tu, finito un anello, già stai sull'anello successivo. Non lo so. Un po' sì, ma fa parte del gioco, fa parte del mestiere, nel senso che sai benissimo che tra un inquadrato, tu dici abbiamo uno scambio di battute, certo, e lo diciamo con la macchina così che prende tutte e due, e poi dobbiamo fare il primo piano mio, il primo piano tuo, oppure dobbiamo spostare la macchina per fare un altro campo, e questo implica il fatto che si devono spostare le luci, la macchina da presa, quindi ci vogliono tre quarti d'ora. Ma fa parte del mestiere restare concentrato. Ti viene automatico rimanere concentrato, sì, e ricordarti anche come l'hai fatta, perché poi la devi rifare uguale sostanzialmente. La devi rifare uguale, ma comunque c'hai degli aiuti, c'è la segretaria d'edizione che te lo dice, c'è il regista, c'è l'aiuto regista, ci sono una serie di persone che guardano quello che fai e ti dicono guarda che prima hai alzato la mano destra e non la sinistra. Quindi ti aiuta. No, ma direi che non è quella la difficoltà, non è quella. E a mandare a memoria come sei tu, perché io per esempio gran pippa, una volta Rossella mi chiamò per una cosa che poi non girammo,
perché ci fu il maltempo e poi non potevo farla. Avevo due righe con tre nomi e c'era Crescentini padre che aveva un, nella stessa scena un prete con un'omelia di 12 righe che ha fatto ok, la so, ho detto vabbè, mi sta a prendere per culo, non la sapeva veramente tutta. E io per dire scusi, c'è il signor Rossi che la vuole all'ingresso, non mi entrava mai in testa sta cosa a me. Tu come sei con la memoria? No, io sono abbastanza allenato, faccio abitualmente teatro anche durante l'anno. No, la memoria credo, adesso non sono un neurologo, ma credo che sia un fatto di abitudine, di educazione a esercitarla. Ok. È chiaro che se più tu l'eserciti e più vai sereno. Sì. Più vai sereno. 21.58 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Paolo Buglioni, andiamo ancora in musica. Qual è il secondo pezzo che portiamo all'attenzione dei nostri ospiti questa sera? 7. La numero 7. Beh, sei deciso però, sei preciso e deciso, perché io come al solito le canzoni le metto in ordine alfabetico. Raccontami questo pezzo. Ma questo pezzo è importante in quest'ultimissima fase della mia vita, perché alla mia... ho fatto uno spettacolo quest'inverno che si chiamava Un amore in altalena, era una riduzione di due in altalena, l'abbiamo fatto, pensato, voluto con una collega, ci metto un asterisco dopo vi spiego, che si chiama Monica Lammardo. È uno spettacolo che ci è rimasto nel cuore perché, ma questo è successo prima dello spettacolo, io a 67 anni mi sono innamorato di Monica e Monica si è innamorata di me e adesso siamo dei compagni nella vita e allora penso di dedicare a Monica e a tutte le Moniche del mondo, cioè a tutte le donne innamorate, tutti gli uomini innamorati, ma insomma una canzone dedicata all'amore. Bel pezzo questo, tratto dall'amore, è una cosa meravigliosa, un bellissimo film. Il pezzo è del 1965, ce l'andiamo a sentire adesso nella interpretazione di Ray Cornif, Love is a Many Splendor Thing, in diretta su Radio Cigliano. Oh, che bello. Many Splendor. Tu canti? Io canto. Tu canti anche, quindi ti è capitato anche di cantare al doppiaggio? Mi capita quando, sempre per fare dei cartoni animati, sì, quando in queste serie di cartoni animati, o i Puffi, o Winnie the Pooh, adesso c'è un'altra serie che si chiama Le Super Chicche. Sì, come no. Che capita di che questi cantano. Improvvisamente parte la musica e canta. E tocca andare a cantare, sì. Quindi con Brancucci, con Ho cantato anche a teatro, canto, poi da ragazzino mi ci sono comprato la macchina proprio col canto, facevo il cantante di uno di quei gruppi che suonavano allora, voi non eravate nati nessuno, ma insomma gli italiani della mia generazione intorno al 64, 65, 66 dopo l'arrivo dei Beatles si tuffarono nelle cantine, sì. Cioè, nei sottoscala, nei sottopalazzi c'erano queste cantine. Tutti comprarono le chitarre elettriche Eco, quelli che avevano più soldi compravano le Fender, dei piccoli amplificatori. E si faceva musica. E si, e le batterie Hollywood. E si faceva dei gran casini. Però poi si andava alle feste, si suonava, ci si divertiva. Qualcuno è diventato importante, Venditti, Baglioni, De Gregori. Io sono diventato doppiatore, qualcuno è diventato anestesista, qualcuno... Sì, carriere diverse, certo. Però c'era un fermento eccezionale in quegli anni. Sì, non sì. Solo musicale, veramente un fermento pazzesco. Beh, lì è cambiato il mondo, intorno a quegli anni si è cambiato il mondo, è finito il mondo che era uscito dalla guerra, è finito il mondo... della prima metà del Novecento. Aspettami e un siamo secondo, andati sulla luna, che è veramente sulla luna. Love is a Many Splendor Thing, Ray Cornif, tratto da L'amore è una cosa meravigliosa, grande film degli anni 60, e qui ce lo ricordiamo con questo brano che è un inno all'amore di Paolo Buglioni, che state ascoltando e vedendo su Facebook a Dopo Cena Con su Radio Cigliano in diretta alle 22.02. 328-7948-796 è il WhatsApp per essere super social con noi e per mandarci per ora i vostri controselfie, ma anche per partecipare a
al contest e ci piacerebbe che foste in tanti, quindi siate pronti ad ascoltare il doppiaggio che Paolo leggerà, la clip che leggerà, che abbiamo trascritto, e a indovinare quale da quale doppiaggio è stato tratto. Alla fine avrete anche in omaggio, come le radio più prezzolate, quelle più fiche, mandano le penne e le magliette e qualche CD, noi invece mandiamo il selfie di giornata. Quindi 3287948796, like sulla pagina di Radio Cigliano, andate a iscrivervi sul canale YouTube di Radio Cigliano, e www.radio.cigliano.org è il sito web per essere super social con noi. Stavamo parlando di grandi cambiamenti che ci sono stati nell'epoca dei Beatles, che forse sono stati veramente il primo punto di rottura della musica, e forse da lì si è scatenato un po' tutto quanto, che quello che poi ha portato forse al 68, alle sperimentazioni degli anni 70, alle radio libere, le radio private e quant'altro c'è stato, la maniera di cambiare recitazione, tutte quante queste cose qui. Che dici tu di questo fermento che c'era? Io non so se quello fu il primo, probabilmente qualcosa stava già arrivando dagli Stati Uniti con il rock and roll, che era già cominciato con Elvis Presley a San Francisco, nell'università cominciavano a girare altre idee che non erano quelle lì. Ma che devo dirti? Si sentiva, si avvertiva, è vero che ci avevamo 15 anni, quindi a 15 anni ti senti esplodere, però sentivamo il mondo che stava esplodendo, i criteri di comunicazione cambiavano i rapporti generazionali, cambiava il modo di pensare al proprio futuro e al futuro della nostra generazione. Poi abbiamo detto anche un sacco di stronzate, è vero. Questo dobbiamo riconoscerlo. Però tutto fa parte delle sperimentazioni. Io prego Monica, assolutamente, questo bicchiere d'acqua, grazie. Arriva da lato, da latere, da lontano. Grazie, grazie veramente. Però insomma è stato bello, perché poi anche nel doppiaggio, come stavamo dicendo prima, da il laureato, un uomo da marciapiede, no? C'è stato proprio una inversione, un cambiamento, una rotta diversa che ha preso il cinema e anche il doppiaggio. Quindi salutiamo Luigi La Monica, se assolutamente, che ci ascolterà sicuramente. Beh, il doppiaggio ha cominciato a recitare come si parla, perché gli americani, che prima hanno cominciato invece a recitare e tutto è diventato, che sembra più semplice, invece no, è molto più difficile. È più facile essere in dizione puliti, certo, no? Certo. Allora, è successo che i grandi doppiatori, che erano stati dei grandi attori anche di cinema, pensiamo a Emilio Cigoli, pensiamo ad Arnoldo Rinaldi. A Rinaldi, che ha fatto tanto cinema, però Rinaldi è già quella della nuova generazione. Però tutti quelli che recitavano, tutti impostati, a un certo punto sono diventati, adesso mi permetto di dire, inutili, però diciamo cominciavano a scollarsi, obsoleti, un po' vecchi, un po' vecchi. E quindi sono arrivati Gini La Monica, i Ferrucci, che hanno, si parlava, adesso bisogna parlare male, infatti noi che parliamo, però aspetta, con tutti i congiuntivi, quelli non li devi perdere mai, deve essere una pletora di congiuntivi, una sfilata di congiuntivi. Adesso noi che timbriamo, cioè, naturalmente diciamo una cosa e la membrana del microfono vibra. C'è ancora la membrana del microfono? Sa di sì, anche in questi, pensa. Non è digitale, non è tutto un algoritmo. Sarebbe bello, Adesso invece tutti quanti dicono che parlano, non si capisce un cazzo, dicono. Però bisogna fare, che quello dice meno, dico, ma guarda che io non mi sento io. Ma ha parlato? L'ho detta? Perché a volte succede. Ma sei sicuro che l'ho detta? Ma ci mettono i microfoni. Hai mai recitato col microfono in fronte? A doppiaggio? Che meraviglioso! Ci mettono il microfonino qua in fronte con la specie di collarino intorno alla testa, perché prende meglio, perché fa più la voce. Poi c'è questa ricerca di essere identici alla presa diretta, che a me mi fa un po' ridere, perché hanno fatto la presa diretta, noi stiamo a fare il doppiaggio, è un'altra cosa. Ma il mio grande maestro, che si chiamava Renato Izzo,
in tempi diversi, non sospetti. In tempi non sospetti, diceva: l'originale non lo sentirà mai nessuno. Cioè, famo come ci pare. E però adesso non si può più fare. Renato, non si può più fare. È cambiato il mondo. L'originale lo sai, perché ci sono quelli fissati che stanno con un clicchetto. Caro Renato, c'hanno su questi televisori moderni che tu non hai visto, però insomma sono una specie di televisione, ma non sono una televisione. C'hanno tutti col dito, tu vai lì, senti inglese, francese, tedesco, tutti insieme poi senti. E loro stanno. Hai sentito? Quello gli non ha detto tu dove stai andando, ha detto tu dove vai. No? E scrivono ai funzionari della televisione e quelli ti bocciano. Sei bocciato perché un bambino di Casal Pusterlengo gli ha scritto che tu avevi detto. Ma allora, riallacciandoci a questo, la polemica è meglio un bel sottotitolo sparato sotto a un film e ci ascoltiamo come sono stati bravi in originale, piuttosto che mettere questa velo di finzione sopra dell'italiano? Tu che ne pensi? Io penso che tutte le cose possono essere fatte bene, male, peggio, meglio. Una traduzione di Quasimodo vale più di una traduzione mia. Se tu riesci a leggere Tolstoi in russo, è giusto che tu lo leggi in russo. Perché qualunque traduzione, fosse anche di Alberto Eco, qualche cosa la tradisce. Una mediazione l'ha fatta. Il sottotitolo intanto è esso stesso una mediazione, perché tu non riesci a scrivere tutto quello che lui dice, devi fare un sunto e quindi ti do un senso della battuta, non ti dico bene la battuta. E poi intanto mi distrae dagli occhi dell'attore, e gli attori tutti in qualsiasi parte del mondo, specialmente al cinema, recitano con gli occhi. Se io leggo il sottotitolo gli guardo l'ombelico, ma non gli guardo gli occhi. E poi la lettura è anonima, io non è detto che capisca, cioè la musicalità della battuta dice qualche cosa, no? Se io dico a lui una cosa in senso ironico gliela dirò in un modo, se gliela dico arrabbiato gli dirò le stesse parole in un altro modo, che nella mia lingua capisco, in un'altra lingua non è detto che questo accada. Le sfumature. Faccio sempre quell'esempio al contrario, cioè in un film italiano famoso in certi anni, Ecce Bombo, il primo film importante di Nanni Moretti, c'è quella ragazzina che poi ha fatto l'attrice, ma non mi ricordo come si chiamasse, adesso sarà nonna, però allora era una ragazzina, che a Villa Panfili a Nanni Moretti, che gli chiedeva: ma tu cosa fai? Lei dice: ma niente, giro, vedo gente, faccio cose. Ecco, niente, vedo gente, faccio cose. E in questa battuta c'è un mondo, ma non nelle parole che dice, in come lo dice. Se te lo faccio leggere in tedesco non dice niente. Ma poi io ho sempre detto, i film del neorealismo, che erano carichi di cose importanti veramente, con attori eccezionali, se li vai a sentire in francese forse perdi qualcosa di quello che noi riusciamo a sentire, certo, che abbiamo l'orecchio allenato all'italiano e che sappiamo esattamente. E poi, come dico sempre io, chi ha scritto qualche cosa l'ha scritta per chi parla la sua lingua, non per uno che sente un'altra lingua e che deve fare tante decodifiche che sono... Io credo che una cosa fatta bene rubi pochissimo all'originale. Qualche volta gli diamo anche qualcosa in più, però deve essere fatta bene, non ci sono... E questa è la ricetta. Sì. E certo, questa è la ricetta importante. E sono assolutamente d'accordo con Paolo. 22:12 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Paolo Buglioni. Potrete riascoltare questa puntata su YouTube, sul canale YouTube, rivedere questa puntata sul canale YouTube Radio Cigliano da domani. La trovate in HD insieme a tutti dopo cena che sono stati realizzati. Ma perché realizzati. C'è pure chi sa risente questa? Come no? Bravi! Non solo in diretta, ma c'ho anche gli ascolti, come li chiamo io, postumi. Quando abbiamo fatto tutto e noi stiamo a doppiare, appena la puntata che si pubblica il giorno dopo della messa in onda alle 2 di pomeriggio, già alle 2 e mezza ci stanno un bel po' di ascolti, un bel po' di persone che se la sono rivista. Hai capito? È un mondo particolare questo. Tu con l'elettronica e con i social come sei messo?
Sono messo male perché, come vedete dal colore dei miei capelli, sono io al telefono quando rispondo faccio pronto, ancora strillo perché ancora sto in interurbana, io ancora la teleselezione. Quindi insomma devi applicartici parecchio, perché poi adesso richiedono anche le mail, il telefonino, lo smartphone, tutte queste cose. Infatti poi ci sono quelli che tu gli telefoni, faccio Alessio, senti un po', ma volevo dirti, ti volevo chiedere, ma tu il 28, se io invece delle 9 vengo alle 9 e mezza, che ne dici? Ma senti, non è che tutto sommato, mi mandi una mail? Ma l'ho detto perché non me lo ricordo, perché ormai resta traccia di tutto quanto, resta tutto quanto. Oh, tra l'altro Paolo mi diceva che hai fatto radio alla Rai, la radio degli anni 80, Rai Stereo 2 di notte dalle 8 a mezzanotte. Com'era strutturata quella trasmissione? Era strutturata canzoni, chiacchiere, io facevo il bel fine dicitore, dicevo delle cose con voce profonda, leggevo le poesie di Prévert, facevo, e poi c'erano i due disc jockey invece molto più musicali, canzoni, molte canzoni, poche chiacchiere, qualche cosa legata all'attualità, giornale radio. Canzone di musica, trasmissione musicale. Però anche all'epoca, non stiamo parlando degli anni 40 e 50, no, parliamo di fine anni 80, sì. Comunque era molto più artigianale anche la stessa Via Asiago, cioè il gota della radio italiana era molto più... C'era il disco, come te mettevi la puntina sul punto. Lo tenevi col dito. E quando quella partita faceva... Sì, perché era tutto un po' più artigianale. Ma allora, questa artigianalità, per esempio, a te hai nostalgia del vinile, parlando di musica, o sei ormai passato al CD, allo streaming, ai file o quant'altro? Ma l'oggetto disco è più bello, l'oggetto disco si teneva come si tiene una fotografia sul comò di casa dentro la cornice. Il CD è più un oggetto, almeno per me, un oggetto quasi di consumo che si butta, c'è la scatoletta che senza il CD sta chissà dove, non lo trovi più. La qualità della musica non so discuterne, non so parlarne. Mi sembra superiore quella del CD. Mi dicono gli esperti che è troppo fredda, infatti c'è un ritorno al vinile. Al vinile. Adesso, sì. L'oggetto vinile mi piace di più, però non so se la musica si sente meglio sull'uno o sull'altro supporto. Certo che è particolare, adesso c'è un po' il ritorno del vinile, quindi qualche giradischi, come li chiamavamo noi, no? Il giradischi. Ti ricordi con i paletti per mettere gli LP, dischi. 8 dischi uno sull'altro che scendevano uno dietro l'altro per avere un po' di musica quando c'avevi una festa, no? Mica ci stavano le cassette, dovevi mettere sto paletto dentro al disco che scendevano gli LP, long playing. E quando mettevi la puntina faceva... E quando si incantava, dovevi pulire il disco. Però insomma, vedere che ci sono molti ragazzi, per esempio le mie figlie hanno scoperto che cos'è un giradischi, perché io ho due giradischi qua all'ingresso, ma altrimenti molti entrano qua e mi dicono: ma che cosa sono? Per la musica, ma è pazzesco, cioè assurda sta cosa, che quello che per noi era un oggetto di consumo adesso è diventato modernariato addirittura. Ma a tanti fonici, a tante, quindi gente del mestiere, dei più giovani non sanno o non immagino che cos'era il nastrino, il quarto de pollice, cioè a voglia spiegargli il nastrino che lo dovevi mettere. Non te stanno a sentire, però non ci arrivano. Adesso vammi a prendere il file, prendono il file, no? È tutto quanto tutto elettronico. Che poi insomma il nastrino più o meno, se poteva succedere un cataclisma, rimaneva lì. Se adesso se salta il computer, se perde tutto, stiamo. Ma poi sti computer, perché quando cioè, ma pure a casa, no? Allora, una volta uno spegneva la sala di doppiaggio, era settata in un certo modo, la mattina riaccendeva e ripartiva. Tutto uguale. Rifunzionava tutto. Questo affare elettronico, uno spegne la mattina, la sera, la mattina riaccendi e non si accende niente. Non funziona il microfono, non si registra. E c'è l'uomo, il file manager, c'è questo che in genere c'hanno tutti i capelli rossi, vengono con i blue jeans, la maglietta,
si mettono lì, scrocchiettano un po' e poi gli dicono al fonico che non capisce niente perché doveva andare sul, insomma, gli e lei va con la spunta, premi quella cosa, sì, è un po' complicato, però insomma è una specie di questo poi, insomma. Sì, un po', però rispetto a quando noi abbiamo un vantaggio, c'è quello che puoi riascoltare immediatamente l'incisione, mentre prima ti ricordi quando il direttore doveva ricordarsela, magari avevi fatto la sua terza croce sui battiti, si partiva l'anello, se lo ritrovavi, perché a volte il direttore magari aveva doppiato una scena che era divisa in due parti, l'aveva doppiata una parte tre giorni prima, la seconda parte tre giorni dopo, e vatti a ricordare come l'avevi fatta tre giorni prima. Poi qual c'era il grande, scusate ti interrompo, grande Virgin Loop. Che cos'era il Virgin Loop? Era una lavorazione particolare che ti consentiva di riascoltare tutto quello che era stato fatto immediatamente e di mischiarlo con quello che era stato fatto nei giorni precedenti nella stessa scena. Però era una lavorazione costosissima, riservata a pochissimi film. Solo i film importanti. Che però per il cambio di scena ci voleva un quarto d'ora, per cui tutti al bar. Però anche quello, no? Quando il proiezionista era buona e il proiezionista doveva accendere la luce, cambiare l'anello, per questo si chiama anello, perché era proprio un anello di pellicola, rimontarlo e ripartire, due chiacchiere te le facevi insieme. Ed era lì che si imparava e si insegnava il mestiere. Quella luce che non si accende più, adesso non montano manco più le lampadine nei soliti doppiaggi, no? Per risparmiare le lampadine, se si fulminano ciao basta. Però in quel momento, in quell'attimo di pausa in cui si girava il copione, l'assistente diceva scena 118, si andava alla 118 e si leggevano le scene, prima di vederle si leggevano, intanto si imparava che come l'avevi fatta te l'avrebbero fatta loro dopo, perché poi una scena in un modo si può fare. C'è lui, no, c'è lui che sì, ti fa da guida. Sì, ma il tuo collega con cui imparavi ad allinearti con la voce, ad intonarti, poteva essere Paolo Stoppa o Alberto Lionello o Pietro Biondi o Oreste Lionello e lì imparavi il mestiere, il mestiere non è andare a sync con la bocca, quello è come una foca ammaestrata, ci vogliono 10 minuti a imparare, che c'ho, quando parla lui parli te, quando lui sta zitta te sta zitti, no. È meccanico, è meccanico. Il problema è recitare bene, e quando con quella luce accesa lì si imparava il mestiere, e se c'era un collega bravo, umano, ti diceva pure ma guarda questa falla meno, incazzate di meno, perché lì imparavi tutto. Imparavi veramente. Quello che adesso è molto difficile, perché entrare in una sala di doppiaggio è diventato praticamente impossibile. E poi sei solo, ormai sì. All'Egio sei solo, quel poco che sai fare lo fai. Colleghi più bravi di te non... Se esistono, nel caso mio non esistono, ma se esistono, mi chiamano maestro. Certo, scusa. Vabbè, metti che ci fosse un preside. Pane a pane. No, metti che ci fosse un preside. Io però sto preside non lo sento, quindi non mi imparo niente. Certo. Non mi imparo, non mi insegno niente. Non mi insegno, è meglio. Attenzione che insegno, poi c'è un collega nostro che potrebbe prendere i diritti. Un saluto a Pino. Ciao Pino. E allora andiamo avanti con la trasmissione e io direi che andiamo col terzo pezzo musicale. Dai, numero 2. Continuiamo è pronto, non mi dà neanche il tempo di caricarlo. È pronto e ha già le idee chiare, un uomo dalle idee chiare, Paolo Buglioni. Perché loro? Perché questo disco, questa canzone fu messa alla prima festa da ballo a cui andavo, avrò avuto 16 anni e c'era una... io ero molto timido, tutti avevano invitato le altre a ballare, io sono rimasto per ultimo e c'era rimasta una cozza micidiale. Sfiga, mamma mia. E vabbè, poi però mi sono deciso e sono andato. Non potevi restare da solo. E ho ballato anch'io. E questo era la mia adolescenza. La tua adolescenza. La mia prima adolescenza. La prima volta, diciamo quasi, una delle prime volte. E allora ci tuffiamo nel 1968. Questo è un pezzo di un gruppo, secondo me, eccezionale, anche che ultimamente si sente poco, ma anche perché loro non cantano più, ma si sentono poco anche le loro canzoni. Nel 1968 noi attingiamo Io per lei. Questi sono i Camaleonti su Radio Cigliano. È lei. Beh, questo era da Stretti Stretti, eh.
Questo era un pezzo che te dava veramente l'abbrivio, porca miseria. Allora, Marco ci manda il suo controselfie, un po' BR, perché sai quando i BR mettevano il giornale? Lui fa vedere che ci sta guardando veramente, cioè, ha messo l'iPad per far vedere, è un po' tecnologico. Buonasera Paolo, buonasera. Da parte di Marco da Milano che ci sta ascoltando e ci sta mandando i suoi... il suo controselfie al 328-7948-796. Allora, ciao da Francesco da Barletta e complimenti a Paolo Buglioni per i suoi personaggi anche sugli Avengers. Eccolo qua, mandiamolo subito Francesco che ci sta seguendo da Barletta. Un po' spaziamo in tutta Italia, abbiamo Sicilia, abbiamo anche Zurigo, quindi abbiamo, ci stanno ascoltando anche da Filadelfia. Ah, in America. Ah, in America. Quella del formaggio, però. No, quella dei Kaori, quella vera. Siamo in diretta anche su voci.fm, signore e signori, un portale, andatela a vedere. Siamo in diretta anche lì. Se avete bisogno di uno speaker, c'è sempre uno speaker a leggio. Avete bisogno di un jingle per la vostra radio? In un tempo ragionevole avrete la possibilità di avere il vostro jingle eseguito. Allora, non mi ricordo il nome, però porca miseria, perché sto cercando. Rimettetemi sempre il vostro nome. Arenzano, da Arenzano, però non so il nome, non lo trovo. Vabbè, sappiate che quando non mi mandate il nome non me lo posso ricordare sempre, ma ci sta seguendo dal computer fisso. Eccolo qua. Grazie per seguirci. Mandaci il nome, perché così. Ma sei Carlo? Forse Carlo, però non riesco a ricordarmi e a decifrare soprattutto dall'immagine. Allora, Davide ci sta seguendo dal suo televisore 60 pollici o giù di lì. Quindi, perché potete guardarci anche sul televisore di casa. Basta mettere, se avete uno Smart TV, potete metterci sul vostro Smart TV e vederci, perché siamo lì e siamo in diretta e potete vederci grandi e avere un po' l'impressione che siamo in televisione, anche se non vogliamo dare questa impressione. Giovanni da Catania, che differenza c'è tra doppiare un prodotto e annunciare in TV? Beh, è tutta una differenza enorme, perché non è, è la stessa cosa, cioè doppiare ci devi mettere un'anima e fare lo speaker, direi, no? Certo. È una cosa un po' più meccanica. Grazie mille per il contro selfie 328-7948-796. 20 secondi, ne un altro. Vuole Massimiliano, che ci scrive col suo pollice sempre a dire ok se la saluti con la voce di Gargamella. Grazie Massimiliano, aspetta che torniamo in diretta però, perché i Camaleonti hanno terminato la loro performance. Io per lei, i camoleonti, che sta la dovrei rifare? Sono scivolato di brutto. Ma dipende, perché se vai di Brescia, va bene, era buona, va bene, via, vai, dai. Questo è un po' quando in cinema, no? C'è sto pelucco davanti alla telecamera che rompe i coglioni, ed era l'unica, come si diceva, soprattutto nel cinema degli anni 80, era l'unico motivo per cui si rifaceva, se c'era sto pelucco, perché altrimenti era buono tutto. Il pelo. Poi tanto se doppia, chi se ne importa. In diretta su Radio Cigliano, in questo momento siete anche in diretta voi sulla radio, ma se volete ascoltarci e vederci soprattutto ci potete guardare sulla pagina di Facebook, dove c'è la diretta video. Massimiliano ti chiedeva se puoi salutarlo con la voce di Bender, non quella di Gargamella, l'abbiamo già fatta. Bender, te lo ricordi? No, Massimiliano, io non mi ricordo Bender. Dacci delle... Se è una cosa del tipo questa, perché io sempre faccio i volti miei sono sempre queste, quindi non mi posso sbagliare. Ciao Massimiliano. Ciao, grazie Max, e grazie sempre per essere qui a Dopo Cena con Paolo Buglioni. Allora, senti un po', parlavamo delle necessità di essere, come dire, sul pezzo, sugli occhi, eccetera eccetera, e prima hai detto una cosa importantissima, cioè che c'è molta gente che oggi si avvicina al doppiaggio senza aver neanche fatto nulla di recitazione, non aver calcato una scena, non aver fatto un corso, un'accademia o magari anche televisione, e loro adducono come il loro discorso per dire questa cosa che sono più attratti dal doppiaggio, che non hanno intenzione di passare dal cinema, dalla televisione, dalla recitazione in generale, ma che gli piace il doppiaggio e che quindi vogliono cimentarsi solo come doppiatori. Tu che ne pensi? Penso che sia un po' limitante, perché adesso non saprei fare un esempio, forse me ne viene in mente uno ma magari è sbagliato, è come
come accostare accostare la medicina e dire ma tanto io devo togliere soltanto i nei e quindi non studio medicina. No, perché si possono fare dei grossi guai togliendo un neo che non va tolto, togliendolo male, ma mi accorgo che questo è un esempio scemo, quindi io tornerei a quello della recitazione, rewind, rivolgiamo il nastro. Diciamo l'attore americano, tedesco, giapponese che ha recitato in quel film, ha recitato, non era un prete, non era un assassino, non era una prostituta, non era Berlusconi, ma era un attore che ha recitato quel ruolo e lo ha recitato con il suo corpo e con la sua voce. Noi dobbiamo prendere questo aspetto che è quello della voce, quello dell'espressione, che però esce da un corpo. Insomma, fa parte della recitazione. Come si fa a doppiare Marlon Brando se uno non è un attore, non dico bravo come Marlon Brando, ma che almeno sappia di che cosa stiamo parlando? Non è possibile. Non si può fare, è proprio sbagliato secondo te avvicinarsi così. Quindi il consiglio è limitante. Il consiglio per chi si avvicina, magari ha 20-25 anni e dice mi piace fare il doppiatore, per arrivarci facesse il doppiatore, però nel frattempo si trovasse una scuola di teatro, un maestro di recitazione, facesse delle compagnie professionali o anche non professionali, non importa. Io in compagnia amatoriale ho trovato dei grandi attori e dei grandi registi che facevano altri mestieri per vicissitudini della loro vita. Però insomma imparassero a leggere un copione, a imparassero ad affrontare un personaggio e non soltanto a mettere delle parole in fila, seppur messe bene a sync. Certo, giustamente. Bisogna arrivare, secondo me, anche secondo me, attraverso bisogna un percorso dentro, più completo. Dentro l'anima di un attore, dentro l'anima di un personaggio, fermarsi alle labbra che vanno in sincrono. No. È limitato. Però forse questo lo si può rigirare anche per quanto riguarda il cinema, il teatro e tutto quanto. Cioè non è che tu arrivi a teatro e subito fai Romeo, cioè no. C'hai bisogno di fare una gavetta, di partire dal basso poi di far vedere le tue qualità e a quel punto poi qualcuno magari ti dà una chance. Ma la cosa fondamentale però è come un po' quella della luce. È chiaro che se arrivo oggi in un teatro non farò Romeo ma farò il terzo Armigero. Però se durante le prove sto lì e guardo quello che fa Romeo, che sicuramente sarà più esperto di me, anche se non sarà un grandissimo attore, qualcosa imparo. Quindi però il fatto che in sala di doppiaggio adesso ci si può stare poco per questioni di privacy e di sicurezza ruba qualche cosa agli aspiranti doppiatori. Sì, però noi tutti abbiamo fatto un periodo di guardare, di prendere. Ma che possiamo fare? Ormai c'è questo totem, questo spauracchio della sicurezza. Hanno paura che qualcuno col telefonino gli rubi tre fotogrammi di film. Non ci possiamo fare nulla. Senti un po', Paolo Buglioni, nella sua vita a un certo punto. Io voglio fare sta cosa di Io sono venuto apposta per fare sta cosa di Marcel Proust, Gigliano. Ma stai attento. Però questa è bella, senti questa. A un certo punto Paolo Buglioni ha deciso di fare l'attore. Come ci è arrivato? Perché proprio l'attore? Adesso questo è. Perché proprio l'attore? Beh, intanto l'avevo fatto in modo amatoriale, poi le circostanze della vita mi avevano portato a lavorare in una banca, una grande banca italiana che non esiste più, e anche questo è lo dice lunga, è il segno del mondo che cambia. La banca si chiamava Credito Italiano e io ero uno dei tra le migliaia di impiegati di questa grande banca. Ho continuato a fare del teatro amatoriale, poi un bel giorno ascoltando la canzone 5, mi si è aperto un mondo e ho detto, sono andato all'ufficio del personale e ho detto me ne vado. Ah, proprio hai preso una decisione immediata? Sì, roba di due ore. Ammazza!
Con un posto che tra l'altro era un posto ambito. Beh, nel 1981, quando ho fatto questo, era un posto importante. E mi sono messo a fare l'attore. Però sono stato fortunato, ho lavorato subito in teatro con Enzo Liberti, se lo ricordo. Come no, come no. Al doppiaggio ho incontrato prima Riccardo Cucciolla, che conoscevo dai tempi della banca, perché veniva in banca dove stavo io, e poi ho incontrato l'incontro fondamentale della mia vita, quello con Renato Izzo, che mi ha detto: dai, tu lavori con me. E lì mi ha insegnato tutto. Grazie Renato. È vero, grazie Renato veramente. Quindi insomma non è stata una casualità, è stata proprio una scelta mirata, sì, la tua. Sì. E ti sei a un certo punto sentito dentro e hai detto: no, io devo fare questo. C'è avuto il fuoco che bruciava. No, poi perché andando a teatro ogni tanto vedevo qualche pippone, non la faccio. Faccio meglio se io. Se lo fa lui o grande, veramente. Grande. 22:33 con Paolo Buglioni a dopo cena con su Radio Cigliano. E adesso ci ascoltiamo il quarto pezzo, perché io mi voglio sbrigare, perché lui è attizzato da questionario di Proust, ma io sono attizzato dal contest che ci sarà dopo il quinto pezzo. Quindi andiamo avanti e andiamo avanti con la musica. L'hai mezzo annunciato, lo mettiamo? Numero 5. Numero 5. Number 5. Allora, questa è la canzone che ti ha indirizzato verso... Io ero stanco di questa vita che non mi apparteneva, ero pure bravo, dicevo, facevo anche un... non stavo più proprio a... avevo fatto un pochino di carriera, facevo qualcosa anche di interessante, però non era il mio mondo, era un altro. E... era sabato pomeriggio, c'era il giradischi, ho messo sta cosa, è partito sto pezzo, l'ho ascoltato bene, l'ho rimesso e ho capito. E adesso vediamo cosa l'ha fatto capire. Siamo nel 1981, appunto. Vado a prendere dell'acqua. Vai tranquillo, intanto io annuncio, siamo nel 1981. Questo è un altro pezzo di Lucio Dalla in diretta su Radio Cigliano. Quarto pezzo di Paolo Buglioni, Telefonami fra 20 anni. Gran pezzo, gran pezzo. Allora, questa è la scoperta di Paolo, quando Paolo ha scoperto che stava sprecando il suo tempo. Andiamo avanti. Marianna ci saluta da Palermo. Oggi non ci manda la sua fotografia da Palermo, di solito ci manda dei meravigliosi palazzi e scorci di Palermo, che è una meravigliosa città, bellissima, che io sto imparando a conoscere, perché ci sono stato una volta sola, ma attraverso le fotografie di Marianna. Allora, qui ci sono due reperti, una delle mie voci preferite. E ho una domanda: nel doppiare per voi conta la qualità del prodotto anche con i tempi ristretti? Ma questo l'abbiamo già detto, vorrei capire chi è che lo dice. Alberto, ecco qua, ci mandiamo la sua foto, e ha due reperti in mano, come lui stesso li dice, sono al contrario, ma sono uno ecco qua, sono uno Winnie the Pooh, quindi ci sta io, l'asinello io, e un altro è Captain America, sempre saga Marvel, nella quale doppi Samuel Jackson. Grazie Alberto. Andiamo avanti, vediamo Giovanni che dice che si prenota per il selfie. Francesco ci manda il suo primo piano come al solito da Milano, un primo piano bellissimo che mandiamo in onda. E vi ricordiamo che per essere in onda, per metterci la faccia come ce la stiamo mettendo noi, 328-7948-796 e sarete, e vi facciamo vedere come noi ci stiamo mostrando a voi, ringraziandovi per la partecipazione. Un saluto al maestro da Andres da Milano che ci ascolta mentre ripassa. E sta prendendo la patente Andres e ci ascolta mentre ripassa l'esame della patente. Tu nel frattempo guarda qua se c'è qualche domanda interessante e importante. Facciamolo vedere meglio Andres, perché gli ho tagliato la testa. Eccolo qua, grazie mille, sempre al 328-7948-796. Il pezzo è lungo, quindi abbiamo ancora la possibilità di mandare qualche pezzo. Allora, Omar ci dice: complimenti a Paolo che ti ha particolarmente apprezzato nel doppiaggio di Gul Dukat in Star Trek Deep Space Nine. Ma questa è prima della guerra! Questa è preistoria, veramente è giurassico, porca miseria. Vabbè, qualche cosa ci ricordiamo. Questo è il cinema muto. Praticamente sì. Allora, questo è Fabio da Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, che fa una cosa che a me piace da morire: disegna sui cappuccini
con una penna particolare a mano delle immagini, e questa è Winnie the Pooh dedicata grazie. A te, veramente una figata, lo trovo un artista eccezionale. Beh, ma ora bisogna andarci a prendere questo cappuccino a città. Poi dico sempre io, ma poi lo berresti, perché insomma guarda che è bello, uno si dispiace anche a sporcarlo, a distruggerlo. Che vogliamo fare? Niente, non possiamo buttarlo, dobbiamo bene per forza alla fine. Grazie Fabio, sempre carini tutti i cappuccini che colori. Allora, ho soprattutto cinema, ma Paolo ha doppiato, era Angelo che ci ha fatto vedere prima le sue action figure, ha doppiato John Candy. Yeah! E quest'ultimo sure. ha lavorato in Mamma ho perso l'aereo e ci fa vedere delle action figure dedicate. Grazie mille ad Angelo. 30 secondi, c'ho ancora il tempo per un ultimo contro selfie, anche perché siamo al... No, questo è il quarto pezzo, è vero? Dobbiamo andare ancora il quinto, ma forse anticipiamo, ma che ce frega. Elisa in provincia di Vicenza, il Gargimi per Plime, sta a vedere che ci ha preso proprio stasera con gli incantesimi. I problemi tecnici sono colpa sua, speriamo di no. Il Gargamella che sta facendo vedere a schermo, eccolo qua, io devo rientrare, immagino. E ci siamo, torniamo in diretta. Era Lucio Dalla, telefonami fra 20 anni. La canzone che ha fatto una svolta, ha dato una svolta alla vita di Paolo Boglioni, che è seduto qui accanto a me a dopo cena con, perché mentre lavorava, faceva un altro lavoro di tutt'altro tipo, a un certo punto ha deciso: mi licenzio e faccio l'attore. Quindi mai scelta fu più azzeccata, Paolo, veramente, perché tu io ho visto alcune tue cose, le ho viste anche in televisione, ma quanti doppiaggi ho ascoltato tuoi. Io sono un sfegatato, per dirne uno, che insomma è molto nazional popolare, però mi piace veramente tanto. E guarda, grazie, te metto anche la sigla, è Law and Order. Io sono un pazzo di Law and Order, veramente sono un fan sfegatato, e me li sono visti tutti quanti. Ho visto anche la puntata in cui il tuo personaggio andava via, il tuo detective andava via. È una serie che hai fatto per quanti anni? 15 anni, credo. Una decina sicuri, 10, 12, non lo so, un po' d'anni, sì. Veramente tanti anni. Insomma, non avere Paolo Boglioni al doppiaggio sarebbe stato non solo non avere un amico, una persona con la quale ho sempre scherzato bene, volentieri e tanto, ma anche un professionista solido, un professionista importante, come secondo me è veramente Paolo Boglioni. Vogliamo, per favore, questa è una cosa che ci avevo in mente da mezz'ora. Dilla, sei tu il mattatore della serata. Allora, noi tutti quanti, io sto qua, ma mi faccio portavoce di tutti quelli che ci stanno ascoltando, 1.000, 5.000, non lo so quanti sono, spero tanti, ma lo spero per te, perché stai facendo una cosa veramente bella. Ma io sono solo bravo. Un anfitrione stasera, veramente, sono sei solo un maggiordomo. Sei veramente bravo. No, a parte il fatto che manovri sta astronave qua davanti, ma quello diventa solo un fatto tecnico. Sei bravo perché metti questa passione, questa... Bravo, grazie. Ma grazie a te, e grazie, scusami, grazie, te lo chiede, te lo dà Valentina, che dice che è stata una grande emozione vederti nel film Loro di Sorrentino. È stata una grande emozione. Grazie. È già uscito, pensavo che uscisse la settimana prossima. È il 2, è uscito l'1, perché il film è spezzato. Era molto lungo, ha detto Sorrentino ieri in televisione, e hanno deciso di dividerlo in due tranche, cosa non molto frequente. È uscito la prima parte, la seconda mi pare l'11 maggio. Tu l'hai visto, se è andato all'anteprima, se è riuscito? No, non l'ho visto, l'anteprima non l'hanno fatta, credo per ragioni editoriali, ragioni... Forse anche di privacy. Hanno deciso di non fare anteprime, io al film ancora non sono andato a vederlo, ma andrò, ne sento parlare bene, sono sicuro che è bellissimo, è stata una grande esperienza lavorare con un grande professionista come Paolo Sorrentino. Uno che il cinema lo sa fare, poi può piacere o meno quello che fa, ma... però è uno competente, perché poi è quello che ci piace a noi, cioè non solo lavorare e ovviamente guadagnare soldi e quant'altro, ma anche fare qualche cosa nella quale ci riconosciamo, secondo me, e lui è uno che ci fa riconoscere nel nostro lavoro, sicuramente. 22:42 in diretta su Radio Cigliano c'è Paolo Boglioni, ma io adesso taglio un po' la scaletta, vado a zompare direttamente al contest, perché
voglio mettere alla prova la vostra capacità di capire, di orecchiare un pezzo. Allora, mi vado a posizionare su WhatsApp all'ultimo messaggio che è arrivato, perché ha voglia quanti ce ne stanno ancora. E questo è l'ultimo, perfetto, ti prenoti per il selfie, non ti firmi ma ti prenoti per il selfie, quindi mi ricorderò che questo è l'ultimo WhatsApp che è arrivato finora. Do un consiglio, c'è un orologio, lo vedete alle nostre spalle, sono le 22, 43 e 25 secondi in questo momento. Se l'orologio non è allineato con quello, con i 30 secondi di scarto che ci sono su Facebook, vuol dire che state guardando come su Sky quando c'è un on demand e stoppate, no? Mettete in pausa, poi andate a prendervi una cosa in frigorifero, tornate e ripartite. Non è più la diretta, è una, diventa una differita. Ecco, potrebbe succedere che Facebook vi dà un po' di scartamento. Se volete essere presenti e votare, chiudete Facebook rapidamente, riapritelo, tornate sul video. In questa maniera riuscite a essere precisi al momento e quindi a dare la risposta in tempo reale. Solo su WhatsApp 328, non quindi sulla chat di Facebook, solo su WhatsApp 328 7948796, voi dovete mettere il vostro nome e il titolo del doppiaggio della serie, del film da cui è tratta la clip che adesso Paolo Buglioni vi recita immantinente. Avevamo intenzione di costruire un arsenale, ma non ho mai scommesso tutto su quello perché puntavo su qualcosa di più grosso. C'era un'idea. La nostra idea era di mettere insieme un gruppo di persone eccezionali, sperando che lo diventassero ancora di più e che lavorassero insieme quando ne avremmo avuto bisogno per combattere quelle battaglie per noi insostenibili. Ormai questa è un'idea sorpassata. E questa è la clip che porta alla vostra attenzione. E chi vince? Paolo Baglieno, sapremo tra un po', perché diamo la possibilità di votare, altrimenti se diamo subito i vincitori già WhatsApp sta sta veramente esplodendo. Io devo fare una cosa per essere certo di ricordarmi. Allora, votate 3287948796, mi raccomando, sbizzarritevi. Qual è la clip, qual è il doppiaggio da cui è stata tratta la clip che ha portato alla vostra attenzione adesso Paolo Buglioni? L'ha recitata in maniera quasi fredda, quasi fuori ovviamente dal personaggio. Brechtiana, mi piace molto. Votate, aspettiamo i vostri voti. Nel frattempo, quinto brano musicale, perché così diamo il tempo ai nostri amici di votare. Quale vuoi? 8. E qua t'ho colto in castagna. Qua t'ho colto un attimo in castagna. Parlavamo giusto di loro prima. Raccontameli. 8 perché questo era il primo pezzo di un album storico, e è storico non per me, è storico per il mondo. Era il primo pezzo che si ascoltava, era un doppio album. Non dico gli artisti, ma dico il nome dell'album, The White Album. E questo pezzo, in una pièce che ho scritto dove immaginavo il mio trapasso e immaginavo che me ne andassi lungo Via Giulia e piacerà morire così, andando per Via Giulia con questo pezzo. Con questo pezzo sotto, ce l'ascoltiamo immediatamente perché è un pezzo storico. Siamo nel 1968, White Album l'ha già annunciato Paolo, e quindi non potete non ricordare i Beatles. Questo è Back in the USSR, in diretta per voi su Radio Cigliano. Certo che sta scaletta dimostra proprio che sono vecchio, perché... No, io dico che non è... No, vecchio non direi. Direi che è una bella scaletta con grandi artisti. Artisti di valore. Sì. Tu eri Beatles o Rolling Stone? Beatles tutta la vita? Beatles. Loro, quando il primo ascolto dei Beatles, com'è stato secondo te? Cioè, è stato uno schiaffo, è stato un pugno, una sveglia, dai, svegliatevi. Quello forse, perché, ripeto, come musica c'era già stato Let's Twist Again, c'erano già stati altri schiaffi, ma questi quattro capelloni hanno cambiato il mondo, il modo di vestire, il modo di pensare, il modo di dire le cose davanti a una macchina da presa, il modo sfrontato di affrontare il pubblico.
Come si fa a raccontare un fenomeno così, così epocale, veramente? Che ha preso tutto, tutto e tutto. Ha rivoltato tutti quanti. Te l'hai visti quando vennero all'Adriano, no, a Roma? Non no, sei non andato. Sono andato. Forse all'epoca non erano ancora in Italia esplosi. Massimo Rinaldi, cioè, se lo inviterai, Massimo Rinaldi. Lui se lo ricorda, c'è andato. Stava al Teatro Adriano, perché però non fu... Ma non ci andò nessuno, mezzo teatro. Sì. Anche perché costava un po', eh. Sì. Loro si facevano pagare già all'epoca, anche perché in Italia erano già iniziavano, erano più da un'elite, diciamo, ma fuori erano già i Beatles, certo, veri, 65, quindi altro che. Allora, io ho ancora Bender, abbiamo capito chi è Bender, Futurama. Futurama, che ho fatto per un breve periodo, proprio per sostituire... forse proprio il povero Di Stefano, non me lo ricordo, ho sostituito qualcosa. Ma insomma, sto Bender, mi sa che parlava così, io non parlava, me lo ricordo così. Come volevo dire. Senti, c'è Marco che vuole che se ti puoi fare un saluto. Ciao Marco. Rapido e conciso, rapido e conciso. 10 secondi, ma dobbiamo riposizionarci sul contest perché abbiamo già il vincitore e devo dire che stavolta siete stati veramente tutti bravi. Torniamo in diretta. Back in the USSR, The Beatles, in diretta su Radio Cigliano quando si sono fatte le 22.48. Siete all'ascolto di Dopo Cena con Paolo Buglioni, che qui accanto tanti aneddoti o tanti nanetti, se vogliamo dirla in così un po' a cazzeggio, però veramente tanta vita, di tanto mestiere di attore e una persona eccezionale seduta accanto a me oggi qui a Radio Cigliano, e già lo ringrazio, anche se siamo a metà della trasmissione, no, un po' di più, no, metà no, però un po' di più, lo devo ringraziare per la partecipazione. Allora, concentriamoci da questa parte, perché devo dire che ma proprio questo è un plebiscito, guarda là, sì, hanno indovinato tutti. Tutti. No, c'è qualcuno che ha detto La sottile linea rossa. Ah, che bel film. Bello quello, vero? Bellissimo. Quello è un bellissimo film. Ma no. E un altro che ha detto Infinity War, che c'è quasi andato vicino, perché è uno spezzone, diciamo, una costola della saga, però non è quello. Ma torniamo a chi ha indovinato il primo, l'avevo segnato e vediamo qua. Tra l'altro voglio mandare il suo controselfie, perché è un controselfie molto particolare che arriva tutte le volte, è un controselfie nel quale lui si sovrappone a noi, un po' così oniricamente, per dire, come se fosse il riflesso della faccia, no? nel monitor del computer. Grande Alessandro, che ha indovinato che questa era una clip tratta da Avengers. Samuel Jackson, o Samuel L. Jackson, come lo vuoi dire, insomma. Samuel L. E allora io adesso ti preparo tutta l'attrezzatura. Bravo Alessandro che ha indovinato. Io adesso interrompo un attimo qua la visione della diretta, ma la pigliamo dopo, perché devo fare un paio di cose tecniche. Sai, non ne faccio mai in queste trasmissioni di cosucce tecniche, quindi le vorrei fare. Qui c'è la tua fotografia che è pronta per essere firmata. Lui è Alessandro. Io ti do la penna, la Apple Pen. Questa è la... puoi scegliere un colore, ci clicchi sopra. Io intanto ve lo faccio vedere, perché è giusto che anche voi abbiate la percezione della firma che sta facendo Paolo. E intanto, mentre Paolo firma, noi ci ascoltiamo Alessandro, ci ascoltiamo la clip da cui è stata estratta questa lettura. Sono gli Avengers e lui ovviamente è Paolo Buglioni. Erano nella giacca di Phil Coulson. Non ha avuto il tempo di farteli autografare. Siamo ad un punto morto quassù. Il sistema comunicazioni, la localizzazione del cubo, Banner, Thor. Non ho nulla per voi. Ho perso il mio unico occhio buono. Dovevo aspettarmelo. Sì, avevamo intenzione di costruire un arsenale con il Tesseract. Ma non ho mai scommesso tutto su quello, perché puntavo su qualcosa di più grosso. C'era un'idea. Stark ne è informato. Si chiamava Progetto Avengers. La nostra idea era di mettere insieme un gruppo di persone eccezionali, sperando che lo diventassero ancora di più e che lavorassero insieme quando ne avremmo avuto bisogno per combattere quelle battaglie per noi insostenibili.
Phil Coulson è morto credendo fortemente in quell'idea. Negli eroi. Beh, ormai questa è un'idea sorpassata. Che bel pezzo intenso, grazie, dagli Avengers. Grazie. Grande, grande Paolo Buglioni, grande Alessandro che ha indovinato al 328-7948-796 il pezzo. Devo dire che era abbastanza facile perché è un film che si conosce, è un film che tutti quanti conoscono, ma la risposta è arrivata mentre ancora Paolo stava leggendo, calcolando lo scarto di 20-30 secondi che c'è tra quando noi leggiamo e quando loro ci ascoltano, credo che abbia scritto freneticamente dopo la seconda parola che tu hai detto. Quindi bravo Alessandro, bravo, complimenti Alessandro. Veramente grazie a tutti quanti in diretta su Radio Cigliano 22.53 dopo cena con Paolo Buglioni. Siete sulla radio, potete ascoltarci sulla radio puliti scaricando l'app per iOS o Android dal vostro gestore di app preferito, e quindi le canzoni le sentite bene. Qui si cazzeggia, sono i fuori onda, e mentre ci sono le canzoni noi continuiamo a parlare e continuiamo a raccontarvi un po' di Paolo Buglioni. Pagina, il canale YouTube Radio Cigliano, ve lo faccio anche vedere a video. Siamo diventati tanti, ma ci piace diventare ancora di più, perché più siamo e più ci divertiamo. Quindi mettete un like, anzi iscrivetevi, siamo precisi, al canale YouTube Radio Cigliano. Questa è la pagina Facebook Radio Cigliano. Un like su questa pagina corrisponde a un applauso, e condividete il video che state guardando in questo momento, perché è l'unica maniera in cui Radio Cigliano si fa pubblicità. E poi questa è la pagina web www.radio.cigliano.org. Trovate tutto, il palinsesto, le dirette, l'ascolta live, i podcast e anche tutti i video YouTube li trovate rimbalzati qui. Quindi se non volete andare sulla pagina YouTube, da qui potete mettere iscrivervi alla pagina, ma potete anche vedere i video. Sesto, che era il sesto pezzo, sì, sesto pezzo, perché dopo si parte con quello che Paolo sta aspettando da tutta la serata, ovvero il questionario di Proust. Sesto pezzo è il numero 6, infatti si chiama sesto. Perché? Perché secondo me, questo l'ho sempre pensato, io ero un ragazzo un po' malinconico, un po' triste, lo sono, io sono nato il 2 novembre, il giorno dei morti, non è un caso. E ascoltavo questa musica, mi piaceva molto. Questo, secondo me, è forse il più bel brano della musica italiana del dopoguerra. Ah, proprio, Sì. Assolutamente. E allora ce lo ascoltiamo senza intro, perché parte immediatamente grandissimo Luigi Tenco in diretta. Vabbè, non è in diretta perché l'ha cantata nel 65, ma qui, anzi nel 60, sì, nel 65, su Radio Cigliano con Quasi Sera. Quasi sera. Delicato Tenco, sempre molto delicato. Delicato, triste, Tristanzuola ha fatto, sì, pure una finaccia. Ha fatto una finaccia ancora più Tristanzuola di lui, diciamo la verità. C'aveva pure Dalida accanto, che non era bruttina, era anche una bella signorina all'epoca, quindi insomma, però vabbè, ha fatto una scelta e rispettiamola. Però grande Luigi Tenco. Io voglio continuare a mandare i vostri controselfie. Allora qui abbiamo tre, sono due, ma in effetti sono tre, perché sono Matteo, Giorgia e Anna. Anna non la vedete perché è dentro la pancia e sta per arrivare, quindi siamo contenti. Grande, grande Matteo, ho sentito il tuo pezzo, veramente eccezionale quello che mi hai mandato, veramente eccezionale, abbiamo fatto una collaborazione insieme da Padova, grazie per essere qui con noi questa sera. E poi c'è anche Fabio, che ricorda il tuo doppiaggio in Man the Final Fight, dove doppiavi il maestro E.P. Man. Perché era un benzinaro. Era un po' benzinaro, in effetti. Non me lo ricordo. E non ce lo ricordiamo. Allora, c'è Carlo, sì, era Carlo quello che avevo fatto vedere prima. C'è Agnese Monaco che è venuta ospite in trasmissione, la poetessa che è venuta ospite in trasmissione, che ci manda un messaggio. Credo che questa sia una specie di metro, insomma, ci sta sentendo da fuori, potete ascoltarci anche da fuori con la connessione cellulare. Consumate 60 mega, scusate, all'ora per seguirci, quindi veramente poco. Potete seguirci anche dall'esterno, ovviamente con l'app della radio. Grazie Agnese, grazie per essere stata con noi. Ciao da Guerino da Latina. L'hanno già detto, ma volevo fare i complimenti a Paolo per il doppiaggio di Gul Dukat da un trekker sfegatato. Mi prenoto per il vostro selfie, si stanno prenotando tutti quanti, questi li abbiamo già visti, i selfie li manderete. Bruno Conti sta scrivendo, ci sta scrivendo tanto e siamo molto contenti, grazie veramente. Andiamo un po' veloci, ma questa non l'ho vista, sono appena tornato a casa e ovviamente
queste, ti ringraziamo. Si passa la serata con Radio Cigliano. Mario ci sta ascoltando e ci manda il suo controselfie sempre al 328-79-48796. Torniamo in diretta, tempo ha finito e noi adesso ci prepariamo per il questionario di Proust. Quasi sera, Luigi Tenco in diretta su Radio Cigliano, pezzo del 65, ed è il pezzo che secondo Paolo è il pezzo più bello di tutta la discografia italiana, vero? Secondo dal te, dopoguerra, dal dopoguerra oggi, veramente, perché prima non me lo ricordo. Prima non c'eri, però insomma ce lo possiamo garantire, era veramente un bel pezzo molto delicato che riguarda sempre Paolo Buglioni. Prima di cominciare con il questionario di Proust, una domanda sulla musica. Ma la musica è una cosa che fa parte della tua giornata, fa parte di te stesso, cioè una cosa fondamentale per te, un corollario, un'aggiunta? Come la potresti definire la musica? Io non vorrei deludere tutti, però no, sono un fruitore, mi piace molto la musica, ma non sono un cultore, diciamo, un fruitore abituale. Mi piace, sono anche un modestissimo suonatore di sassofono, ma no, hai fatto la band negli anni 70, ho fatto la band negli anni 60, però non fa parte della mia colonna internazionale, della colonna internazionale della mia vita. Ok, 22:58, siamo quasi alle 11, quasi alle 2 ore di diretta, ed è arrivato il momento del questionario di Proust. Chi mi conosce e che conosce questa trasmissione sa di cosa parlo. Per gli altri, Marcel Proust era adolescente, una sua amica adolescente anch'essa, trovò su un libro inglese un questionario e glielo sottopose così come un gioco. Lui diede delle risposte, mise via tutto, riprese il tutto dopo 20 anni, senza guardare le risposte rispose di nuovo alle domande e si rese conto che in 20 anni di vita le risposte erano cambiate, perché la vita cambia e si modella, anche quello che sei si modella con le esperienze di vita. Questo è il questionario di Proust applicato e per scavare un pochino e scoprire un po' di più su Paolo Buglioni. Ma devo rivenire fra 20 anni? No, quello no, quello no. Se vuoi però possiamo anche trovare fra 20 anni vedere che cosa succede, facciamo dei video di confronto. Paolo Buglioni, il tratto principale del tuo carattere, botta e risposta. Malinconia. Il tuo principale difetto. Caparbio. La qualità che vorresti avere. Dolcezza. La cosa che più ti piace fare al mondo. Passeggiare mano nella mano con una persona che amo. Cosa detesti più di tutto? L'arroganza. La qualità che apprezzi in un uomo, maschio. La franchezza. La qualità che apprezzi in una donna. La franchezza. Cosa ami di più nei tuoi amici? Non ho tanti amici. Cosa amo di più nei miei amici è la condivisione di cose che possono sembrare stupide, ma che invece poi nel corso degli anni pensi che ti accorgi che erano fondamentali, quindi la condivisione di quei nodi fondamentali nella vita di una persona. Il tuo eroe nella vita reale? Don Lorenzo Milani. Il tuo motto? I care. Il tuo sogno di felicità? Monica. Quale sarebbe per te la più grande disgrazia? Ti sto facendo pensare, eh? Questa è tosta. Rimanere soli. Come stai oggi? Bene. Quel che vorresti essere? Un ottimista. Come vorresti morire? A Via Giulia con Back in the USSR.
E questo è il questionario di Proust. Come dice, dico sempre io, c'era un cazzo da fare negli 800. Stavano veramente tanto tempo libero, veramente. Per Paolo Buglioni l'abbiamo ascoltato in diretta su Radio Cigliano ed è bello ascoltare anche che c'è condivisione, perché tutti quanti avete fatto degli apprezzamenti e li ho visti durante il questionario di Proust. 23.02 in diretta su Radio Cigliano, questa trasmissione la potete rivedere su YouTube, ricordatevi, andatevi a iscrivervi al canale. Sesto pezzo per Paolo, quale mettiamo? Ah, e qui mi prendi. Allora, mettiamo il numero 1. E ti dico perché. Perché prima mi hai parlato degli amici. E questo l'ho messo perché questo è un grande inno all'amicizia. Personalmente, ma credo che ognuno di noi abbia un amico che non c'è più. E questo lo dedico a Gianfranco, che non c'è più da molti anni, ma siamo cresciuti insieme. E con lui abbiamo condiviso tante cose. Gianfranco, questa è per te. Gianni Morandi, canzoni stonate su Radio Cigliano. Canto solamente insieme a pochi amici. Ma malinconica la tua playlist in generale, diciamo. Ma sei un po' malinconico, c'hai ragione, veramente. Un pochino sì, però ci piace conoscere in musica Paolo Buglioni, anche se poi la musica forse non fa parte esattamente della sua vita, però ci piace veramente. Tante persone hanno scritto veramente al 328-7948-796. Maestro, spero che non mi odierà, ma da ragazzino lessi il suo nome per la prima volta su Eban Japes, il contadino orco di Quando si ama. Sì. E io ero tuo cognato, pensa. Mia madre diceva che era la voce più calzante, più che andava sul volto di tutto il cast. Un saluto da Giuseppe di Milano. Ciao Giuseppe, grazie. Poi strano, proprio oggi... Ti ha messo pure una fotografia per ricordarti, se mai non ti ricordassi. Non te lo ricordavi questo. Un collega mi parlava di Eban Japes. Sai chi lo dirigeva? Lo dirigeva... Una signora molto anziana, una direttrice della SAS, Adriana De Roberto, grande Adriana, grandissima, anche lei la salutiamo perché era veramente un'attrice eccezionale ed era una grande attrice, ma grande direttrice, ma grande persona in sala. Ci si divertiva da morire con Adriana, ti ricordi? Era scoppiettante, esuberante. Perché tu sembri bambino, ma tutto quello che dico te lo ricordi, quindi c'eri pure tu. C'ero, stavo pure io, ero piccolino, però insomma, ma guarda che non corrono tanti anni fra me e te. Allora, posso chiedere a Paolo cosa direbbe Gargamella se vedesse questa foto? Vedi che qualcuno alla fine, Ignazio, t'ha trovato un Gargamella. Ma quello è un puffo. Io direi: ah, maledetto puffo, ora ti mangio. Grande, infatti non è Gargamella, è un puffo grandissimo con noi alle spalle, quindi questo è vero, non è come quello di prima che stava con la luce, non era una foto attuale. Grazie mille. 328-7948-796, continuate a mandare i vostri controselfie, tutti si prenotano. Selfie di giornata, ciao Alessio e Paolo, grandissimi. Luigi da Trani, che vuole anche lui il selfie da giornata, ma intanto facciamo vedere Luigi che non solo ci sta guardando ma ci sta seguendo con le cuffie, quindi ancora più sente intimo, proprio... intimo, sì, ci vuole ascoltare bene. Grande, grande, grandissimo, e continuate a seguirci. Andiamo a finire almeno. Bellissima serata, rilassante. Simone che ci sta guardando col... Questo lo voglio far vedere perché voglio farvi vedere come ci guardano anche i nostri amici. Questo è un televisore appeso in camera da letto probabilmente e ci sta guardando dal televisore, perché potete metterci, grazie, sul televisore. Grazie mille, veramente. Grazie. Allora, andiamo avanti con i controselfie. C'è... Quante sorprese stasera. Veramente tante. Conosciuto da... Tanti amici, tanti amici. È un po' di tempo che mi capita qualcuno che mi ferma per strada e mi dice: ma lei è un doppiatore? A me non era mai capitato. Ti succede, vero? Ma recentemente, negli ultimi 2 anni, ogni tanto qualcuno mi ferma e io poi mi sono molto imbarazzato perché... vabbè, insomma, non pensavo di avere così tanta gente che mi conoscesse a Trapani, a Genova... Però a Re di Puglia. Perché poi, come dico sempre noi, come dico sempre io, poi noi alla fine siamo entrati nell'immaginario collettivo facendo questo lavoro che facciamo, no? Un po' ci siamo entrati. Beh, negli ultimi anni sì. Ma anche all'epoca non lo sapevo quanto hai amato il cinema attraverso Cigoli, attraverso Rinaldi, certo. No? Per certo. Forza. Questa è una nostra collega Valeria Vidali, che si è messa in una maniera che manco ti riconoscevo. Non te se vede. Ma adesso ti riconosco. Sono dovuto andarmi a leggere il nome perché non leggevo.
sapevo chi è, non capivo chi eri. Grazie Valeria per essere con noi e per aver partecipato a questa diretta. Poi arriva il contro selfie. Allora, Bruno Conti continua a mandarci delle fotografie. Questo è un bel primo piano di Bruno che facciamo vedere. Bruno che è un grandissimo attore. Grande collega, veramente. Un grandissimo. Torniamo in diretta, Gianni Morandi ha terminato. Le canzoni stonate di Gianni Morandi in diretta su Radio Cigliano a Dopo Cena con 2307. Siete in diretta Facebook, radio da tutte le parti e scaricatevi tutto e ascoltateci se questa maniera di fare radio vi piace. Maurilia ci dice ciao Ale Paolo e Enea grande maestro, e sappiamo chi è Enea, poi glielo dico a Paolo che si firma qua, ma sappiamo chi è. Enea è quello dell'Enea della casaccia, uno dei doppiatori, dice Andrea, più versatili che ci siano, avrei reso memorabili almeno una decina di personaggi. Una decina, un'undicina. Almeno un'undicina, è vero. E puoi chiedere al maestro la classifica dei tre doppiatori più bravi, dice Enea. Questa è tosta. Io ve ne dico uno che secondo me è il più bravo di sempre, che è ancora vivo e si chiama Graziani. Sergio Graziani, Sergio, che è un grandissimo attore di teatro, ma secondo me è stato, non dico è perché credo che non lavori più, è molto anziano, credo che abbia 90 anni, ma secondo me è più bravo di tutti. Senti un po', invece Mario, tornando al discorso di come si diventa doppiatore, chiede a quanti anni si dovrebbe iniziare a studiare per diventare attore e in seguito doppiatore, se c'è un'età secondo te? No, come disse a me, no, è un'arte, uno può cominciare quando vuole. Certo che come tutte le cose, più si è piccoli e prima si impara, è più facile, è come suonare il pianoforte, se cominci a 3 anni forse, non è detto, ma hai delle chance per diventare un concertista. Se cominci a 20 probabilmente imparerai magari a suonare anche molto bene, ma non sarai mai un concertista. Un pattinatore, uno sportivo anche. Ricordiamoci, no? Però che il pianoforte è tutta una serie di... Ma secondo me per cominciare a fare l'attore, anche per non essere anche indirizzato male, perché i ruoli da bambino hanno delle particolarità che si rischia poi di portarsele dietro anche da grandi. Io penso che poi devi avere anche una struttura culturale, una struttura interiore per affrontare. L'attore è uno che recita, è uno che gioca a fare un altro, e quindi devi essere ben piantato in te stesso, se no diventano delle brutte copie. Io penso che intorno ai 16-17 anni, dopo aver letto molto, mi raccomando ragazzi, per fare l'attore bisogna leggere molto, cominciando da Charles Dickens, passando per i russi. Consiglio a tutti Charles Dickens, che è stato il primo grande sceneggiatore della storia, della letteratura. Italiana e internazionale e mondiale. Tante persone dicono che sei simpaticissimo e grazie. Chiedono anche, per quanto riguarda i dialoghi, quanto tempo vi danno per le serie o per i film o per il cinema? Come funziona? Chiede Sasha. Beh, questo perché è fa? Per fare i dialoghi, per scrivere i dialoghi. Adesso sempre meno, perché si va sempre di freddo. I film io non ne ho fatti pochissimi, ma quanto? Un paio di settimane. Diciamo. Ci sono tanti amici, c'è David Vivanti, c'è Isabella Marucci, la voce di Rainer del caso per due, dice Fabio, ma ce lo ricordiamo, l'abbiamo detto tanto. Era una bella scena il monologo che hai recitato. Sostituivi Dario Penne, è vero. Bender sostituivo Dario Penne, che aveva avuto dei problemi. C'è Duncas Kalas Kurgan MacLeod, è un bel nome importante questo, che ti chiede se gli hanno mai fatto notare che ha una voce rocciosa e ombrosa simile a quella del suo collega Michele Gammino. Rocciosa e ombrosa non t'hanno mai detto, secondo me, rocciosa. Rocciosa, ombrosa sì, ma rocciosa no, però grazie. Sì, insomma, con Michele... ma Michele è molto più bravo di me. Ma siete bravissimi tutti e due. Angelus Marino ci segue dal Marocco, da Marrakesh. E noi ringraziamo Angelus, grande DJ. I P-Men,
il maestro di Wing Chun, ti dice. Molto sei ricordato, non era un benzinaio. Allora, Showless Joe Jackson ti dice: ti ricordo alla festa scudetto della Lazio nel 2000. Nel 2000, sì. È stata una bella cosa, è stata, anche perché sarà l'unica importante. No, no, c'era già stato nel 73 uno scudetto. Che però stavo nel 74, però stavo facendo il militare, quindi non ebbi modo di festeggiare. Beh, fu una bella cosa per uno che vince uno scudetto ogni 50 anni, è una bella cosa, cioè. E invece Giovanni dice: ma di la verità Paolo, quando doppiavi i O di Winnie the Pooh ti volevi tagliare un po' le vene? No, perché no? Non è che uno che recita Otello poi ammazza la moglie davvero, insomma. Sì, infatti. Non è che... Poi entriamo nei ruoli ma ne usciamo anche, certo. Insomma. Allora, sono le 23:12, ultimo pezzo perché me ne era saltato uno, ma l'abbiamo passati tutti quanti, ne manca uno solo. Però giusto? Marco Freddi dice una grande playlist. È piaciuta molto. Grazie. Questa playlist un po' malinconica, ma che è stata molto bella. Potete ascoltare le canzoni tutte pulite sulla radio app per iOS o Android Radio Ciglia, oppure sul podcast che pubblicherò sulla pagina Facebook alla fine della trasmissione. L'ultimo pezzo, il numero 3, perché è uno dei più grandi artisti viventi, pure lui un po' malinconico. Vagamente. Però canta in lingua americana e inglese. E basta. E allora ce l'ascoltiamo. Gran pezzo, siamo andati catapultati nel 1971. Lui è James Taylor e questa è You've Got a Friend, in diretta su Radio Cigliano. When you're down. Evviva, e così esauriamo la playlist di Paolo. Lo stiamo scoprendo, l'abbiamo scoperto veramente sotto tanti aspetti che sono uno più eccezionale dell'altro. Tutti mi chiedete la foto, abbiamo per una volta, perché ultimamente non ero stato bravo e avevo lasciato tante domande irrisolte e tanti controselfie che non erano andati, ma adesso noi dobbiamo fare una cosa e me lo stanno ricordando i miei amici perché io me lo dimentico. Dobbiamo realizzare il selfie di giornata, la nostra fotografia. Ne faccio due, e una, e due. E questa è pronta per voi. 328-7948-796 è il numero di telefono. Anzi, usatelo non come un numero di telefono. Ogni tanto qualcuno mi chiama, ma questo è un telefono che non è abilitato a rispondere alle telefonate. È agganciato alla radio. Potete solo mandarmi WhatsApp, e anche con i vocali dei WhatsApp ho qualche problema, quindi scrivere, perché poi adesso è su Instagram, questa nuova piattaforma nella quale metti le fotografie, no? C'è molta gente che sta migrando su Instagram perché si sono rotti le palle di scrivere su Facebook. Anche tu a volte ho visto che scrivi su Facebook qualche cosa, ma molti invece adesso si sono migrati su Instagram perché metti la foto, due parole di commento, mentre invece secondo me scrivere è ancora una cosa. Tu hai anche scritto per il teatro, vero? Hai scritto qualche ma cosa? Ma qualcosa di molto artigianale, di molto. Sì, ho scritto qualcosa, ma veramente qualcosa, ma per me, ho scritto per me, no? Senti un po', una cosa che hai fatto e che ti piacerebbe rifare, una sola. Una cosa che hai fatto al cinema, al teatro, come scrittura, come direzione, come doppiaggio. Mi piacerebbe rifare una grande pièce che abbiamo fatto per due volte con Ennio Coltorti, che è A cena col diavolo. Al teatro Stanze Segrete, sono un paio d'anni che dico a Ennio di rifarla, una grande pièce teatrale, un tuffo nella storia, sono Talleyrand e Fouché a cena, la caduta di Napoleone, e dove si parla di a cena, si parla di grande politica, si capisce l'Ottocento, si capisce l'Europa che verrà dopo Napoleone, e ce la raccontano Talleyrand e Fouché, due grandi protagonisti. Senti un po', ci siamo dimenticati qualcosa, perché io inizio già a ringraziare Paolo Buglioni per la sua presenza. Ti devo dare la sola di giornata, che te la do alla fine della trasmissione, quindi preparati, insomma, niente di che, ma mi piace regalarvi quest'ultima sola di giornata nell'appuntamento con me. Ci stiamo dimenticando di parlare di qualche cosa, di Paolo, di te, di qualcosa che vorresti dire?
Non lo so. Non lo so, io sono abbastanza così di getto, adesso non te viene. Non mi viene. Vabbè, però questo lo dico sempre perché poi, ripeto, i protagonisti della trasmissione sono loro, io sono solo un valletto. Che tra l'altro mi piace anche farlo il valletto, io non sono un primo, io sono un gregario, sono bravo a fare il gregario, a me mi piace, quindi mi piace essere di supporto e quindi dico sempre questa cosa. Prossimi appuntamenti di Radio Cigliano, quanto manca? 40 secondi, li do in onda perché sono tanti e li voglio ricordare, c'è una novità che riguarda sabato, non andremo in onda con Se Prima Eravamo in Due da studio, ma andremo in esterna e fatemi prendere l'evento perché altrimenti non saprò dirlo con precisione. E ce l'ho qui da qualche parte, adesso vi giuro che lo trovo e vediamo se lo trovo, eccolo qua, l'ho trovato. E quindi ci sarà un piccolo cambiamento rispetto alla solita programmazione di Radio Cigliano. Restate con noi perché siamo arrivati quasi alla fine di questa bella puntata, una puntata eccezionale. Se avete qualche altra domanda, ho visto Cristina Piras che ci sta guardando e sono tutti quanti apprezzamenti per Paolo, ce ne sono veramente tanti su Facebook. James Taylor, You Got a Friend, ultimo pezzo portato alla vostra attenzione da Paolo Buglioni oggi a Dopocena con, ne abbiamo sentiti tanti, abbiamo scoperto Paolo in musica e ci piace che ci sia stata anche corrispondenza da parte di tutti quanti. Bruno Conti su WhatsApp ci dice, guarda che foto, ma questa la devo far vedere, grande, grande serata con il mio fratellone Paolo e Alessio. Ma grande Bruno, guarda che foto eccezionale, meravigliosa, Bruno, veramente. Io e Bruno abbiamo lavorato nel mio primo impegno teatrale da professionista e c'era Bruno nel Meo Patacca a Villa Aldo Brandini. Tu te li ricordi tutti, ti ricordi tutto quello che hai fatto? Beh, tutto no, ma questi, però sono, tanti, momenti questi sono momenti importanti. Certo. Prossimi appuntamenti su Radio Cigliano, domani il solito nostro appuntamento con un format non originale di Radio Cigliano. Gli amici del venerdì alle 18 presentano La Casa della Pannocchia, sono tre amici che insieme alle notizie della settimana e tanta birra si divertono con noi, ma potete ascoltarli solo sulla radio, non su Facebook, quindi scaricatevi l'app per iOS o Android per ascoltarli alle 16 su Radio Cigliano. Vi faccio vedere anche nel frattempo di nuovo la pagina Facebook Radio Cigliano, non è questo, ho sbagliato, ma è questa qui, eccola qui, pagina Facebook di Radio Cigliano, mettete un like, significa applauso, e mettetelo perché ci fa piacere e soprattutto condividete il video che state guardando sulle vostre pagine Facebook, anche postumo, anche dopo che abbiamo finito la diretta, perché è l'unica maniera in cui ci facciamo pubblicità. Questa è la pagina, il canale YouTube Radio Cigliano, siamo tanti, siamo cresciuti, siamo diventati, ho chiesto di arrivare a 1000 iscritti entro febbraio, ma siamo già a 1200, ci piace. Sono numeri che sono quelli che sono, ma sono numeri importanti per me e per tutto lo staff di Radio Cigliano, perché vuol dire che c'è seguito. Pagina web www.radio.cigliano.org, trovate tutto, andate, cercatela, anche i QR code, questi li inquadrate col vostro telefonino per scaricare le app. Anche iOS, a me mi piacerebbe il QR code. Lo vuoi il QR code? Te faccio un QR code tuo, tutto tuo, te lo faccio veramente. E sabato non andiamo in diretta con Se Prima Eravamo in Due dallo studio, ma andiamo in diretta a Super Heroes, l'Italian Fan Convention, dalle 16 alle 18 ci sarà un appuntamento con doppiatori che hanno doppiato supereroi. Ci sarà Manuel Meli, ci sarà Alessandro Campaiola, ci sarà Angelo Maggi e tanti altri, che adesso credo anche Alex Molidori, ma tanti altri doppiatori. Saremo lì a commentare l'evento in diretta dalla postazione mobile di Radio Cigliano, quindi seguiteci non alle 15 come al solito, ma alle 16. Settimana prossima un'altra bella puntata di Dopo Cena con, sempre giovedì, sempre su Radio Cigliano, e seguitela perché ci sarà una doppiatrice, un collega barra una collega, e sarà una puntata molto interessante e molto importante, quindi seguiteci anche giovedì prossimo sempre in diretta alle 21, sperando che non ci siano gli inconvenienti tecnici che oggi ci hanno fatto andare con 10 minuti di ritardo. Vi ricordo l'app per iOS o Android, scaricatela per ascoltare la radio, vi ricordo avete tutte le coordinate. Io intanto inizio a ringraziare, c'è François De Santis che dice se lo puoi salutare. Ciao François. Ciao François. Oh, non mi hai capito, François è un uomo o una donna?
François è homo, mi sa, sì, perché sì. Françoise è donna, François è homo. Giuseppe è homo. Eh sì, quello non ci sono cavoli. Staros, le ho dato un ordine, grande nolte nella sottile linea rossa. Li sanno tutti. Tu sappi una cosa, che se un giorno per Limaie, per una biografia tua, hai bisogno di sapere che cosa hai doppiato, tu te ricordi parecchio, ma mandi un messaggino su Facebook e ti esce una lista. Grazie. Tutto, veramente tutto, perché sono assolutamente conoscitori preparati. E preparati in materia e ci vogliono veramente bene. Io ringrazio Paolo Buglioni. Grazie, perché è stato bellissimo averti qui a chiacchierare insieme. Grazie. È stato veramente una figata. Gli do la sola di giornata. La telecamera è quella. Paolo Buglioni, chiudi la puntata. E chiudiamo la puntata. Allora, prima di chiudere qualsiasi cosa, bisogna spegnere la luce, controllare il gas, controllare la lavatrice spenta. E niente, allora non sbatta la porta perché della stanno a dormire. Buonanotte. Grazie a tutti, grazie per essere stati con noi. Chiudiamo prima sulla radio e poi su Facebook. Appuntamento ai prossimi live di Radio Cigliano. Ciao a tutti, ciao, grazie. Ciao. Chiudiamo anche con voi di Facebook, dalla telecamera alta, quella che sta là sopra. Grazie a tutti, ciao. Grazie di averci seguiti. Buonanotte a tutti, ciao. E siate felici, come dico sempre, che grazie, è la cosa più importante. Ciao.